Buongiorno e ben arrivati all'evento misto, metà in presenza e in parte via web, come ormai sono gli eventi ultimamente, dal titolo PNRR Focus sulla BPCO, la nota 99 di AIFA. Come alcuni di voi sapranno, noi abbiamo fatto una roadmap nelle varie regioni per capire cosa sta succedendo sulla presa in carico di pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva e come la nota 99, che si aggiunge alla 96, 97 alla 100, che indica un indirizzo da parte di AIFA di spostare una parte di quelle che erano le prescrizioni terapeutiche specialistiche negli ospedali all'interno del territorio, proprio per andare, come dire, incontro a quello che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che stanzia 9,6 miliardi per l'implementazione e la revisione della medicina territoriale. Nelle regioni, come al solito, come avviene spesso in questo paese, che a parte può essere un limite, ma qualche volta è anche, come dire, un fattore virtuoso, affrontano il problema in maniera lievemente differente da una realtà all'altra, e quindi io mi permetterò di esporre quelle che sono state le sintesi che sono venute fuori dai vari incontri da questa roadmap che abbiamo fatto. Io per questo ringrazio Rossana Boldi, che è vicepresidente della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che ci raggiungerà più tardi, Paola Pisanti, consulente esperto in malattie croniche del Ministero della Salute, la conoscete tutti, perché ha fatto lei praticamente il piano nazionale, cioè ha coordinato il piano nazionale della cronicità ed è stata l'anima di questo piano molto bello che piano piano vede attuazione all'interno delle regioni, su cui credo bisogna ancora lavorare, ma che rimangono un fatto importante e cruciale per quanto riguarda il problema della cronicità, che poi è il problema non solo della sanità italiana, ma della sanità a livello europeo. Io sono Claudio Zanon, sono direttore scientifico di Motor Sanità. Ringrazio Claudio Micheletto, presidente eletto AIPO, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona. Poi avremo i discussant della tavola rotonda, che sono Francesco Buono, della segreteria organizzativa della FIMG di Roma, Francesco Colasuono, che è responsabile del registro di monitoraggio AIFA, centri prescrittori, sezione farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa della Regione Puglia, Salvatore D'Antonio, che è presidente dell'Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, Francesco Saverio Mennini, che è professore di economia sanitaria e economia politica, Research Director Economic Evaluation and Health Technology Assessment della CEIS, Università di Studi di Roma Tor Vergata, ed è presidente della Società Italiana di Health Technology Assessment. Claudio Micheletto, che è presidente eletto AIPO, direttore dell'Unità di Pneumologia di Verona, che ho già citato prima, la dottoressa Pisanti, che è qui vicino, Valentina Solfrini, che è in collegamento via web dalla direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, Ugo Trama, che è responsabile della farmaceutica e protesica della Regione Campania, e Marzio Uberti, che è qui presente con noi, referente area pneumologia della SING. E alla fine, naturalmente, chiederò alla dottoressa Pisanti poi di fare insieme a me, ma soprattutto le conclusioni di questa giornata. Io mi permetto di fare una breve introduzione di scenario, prima di dare la parola alla dottoressa Pisanti, per raccontare un po' cosa è successo appunto in questa roadmap. Andiamo pure alla prima diapositiva. Sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la cronicità, noi sappiamo che la missione 6 del PNRR ha un grande obiettivo, che è quello di migliorare il Servizio Sanitario Nazionale nell'efficacia, efficienza e ridurre al minimo l'impatto della disuguaglianza sociale per chi accede al sistema salute. Purtroppo il DM71, per una questione legata non solo economica, ma anche di problemi che le regioni hanno posto al governo stesso, per adesso è stata unicamente approvata dal 16 aprile di quest'anno dal governo, mentre non è stata firmata la conferenza Stato-Regioni per i 5 motivi che la conferenza Stato-Regioni ha posto. In primis è: se mi dai i soldi, non è spesa corrente per poter fare le case di comunità, ospedali di comunità, l'assistenza territoriale e così via, mi devi poi dare anche i soldi, assicurare i soldi per poter gestire queste strutture all'interno del territorio.
Ed è poi ancora in ballo, abbiamo qui i rappresentanti in sala, il problema del rapporto con la medicina generale, che è un problema che passa anche attraverso la convenzione con la medicina generale stessa, su cui si deve ancora dare subito. Comunque le misure prese devono dare i propri effetti in un tempo relativamente breve, entro il 2026 praticamente deve essere messo tutto quanto a regime. I fondi europei infatti dovranno essere spesi per la Next Generation Europe entro 5 anni. Cito Generation Euro perché voglio dire, in realtà lo spirito dei fondi che vengono dati a livello europeo, che debito buono sono, ma sempre debito sono, se non li spendiamo bene finiscono per anche quelli per essere sulla schiena dei nostri figli e dei nostri nipoti, è quello che se io ti do un euro ne devo generare almeno un pochino in più dal punto di vista della ricaduta a livello sociale, anche dal punto di vista economico. E tutto questo deve portare naturalmente a una valorizzazione di un servizio sanitario che sempre più deve integrarsi con il resto dell'Europa. La riuscita del piano si misurerà valutando, ripeto, non solo l'impatto economico, ma anche quello sociale. È una delle sfide più rilevanti, sentiremo poi la dottoressa Pesanti qui, la gestione della cronicità. La spesa in unità nell'Unione Europea per le malattie croniche è pari a circa 700 miliardi di euro. E in Italia i malati cronici sono 24 milioni, naturalmente stratificati secondo l'intensità di cronicità, definiamola così, e assorbendo quindi gran parte delle risorse della sanità. Nel mondo l'incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori. Per quanto riguarda, scusate, la BPCO, nel mondo l'incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l'inquinamento, il graduale invecchiamento della popolazione. Si stima che circa 328 milioni di persone siano affette nel mondo da questa malattia, che rappresenta la quarta causa di morte e il 6% di tutte le morti. Per quanto riguarda l'Italia, i dati ISTAT stimano la prevalenza del 5,6%, che aumenta naturalmente di più nei fumatori dal 15 al 50% e la mortalità del 55% sul totale delle malattie respiratorie, in aumento progressivo dal 2010 al 2018. Tra l'altro questi dati, come abbiamo visto anche nelle varie regioni, sono sottostimati poiché la BPCO è diagnosticata spesso casualmente in fase di ricovero per riacutizzazione. Quindi c'è un problema di intercettare i pazienti a livello territoriale per poter iniziare prima la terapia adeguata. La spesa per soli farmaci per la malattia respiratoria cronica in Italia è di 1,3 miliardi di euro ed è al settimo posto e rappresenta il 5,7% della spesa totale. Quindi la BPCO è la più rilevante sulla vita dei pazienti e delle famiglie dei servizi sanitari per quanto riguarda le malattie respiratorie. Quali sono le criticità e le soluzioni che in realtà sono state proposte, come vi diremo poi nelle varie roadmap regionali? Intanto, purtroppo, per la BPCO l'aderenza alla terapia è inferiore al 20%, una di quelle che ha meno aderenza in assoluto per ciò che riguarda i pazienti. Con uno scarso controllo il rischio aumentato di riacutizzazione e ricoveri e che, se fosse prevenibile, induce anche un minor consumo di risorse. La diagnosi presa in carico da implementare attraverso la maggiore integrazione tra i referenti e la catena assistenziale è una delle risposte che si possono dare ai problemi che sono emersi, rendendo disponibile a tutti i professionisti l'utilizzo di nuove tecnologie, i farmaci, i device, la telemedicina, l'informatizzazione e così via. Ma come vi ho detto prima, AIFA si è mossa in questo senso. Quindi la nota 99, che dà la possibilità di prescrivere l'ABA, l'AMA e l'associazione LAMA-X, quindi antiboscarinici, antibeta-2 agonisti e cortisonici per via inalatoria, al medico di medicina generale rappresenta un grosso passo avanti. E così come la questione del diabete, così come in AO, è stata una grande richiesta da parte della medicina generale per prescrivere questi farmaci. Ma cosa sta succedendo? Cosa che sta capitando nelle regioni? Beh, l'impatto iniziale dopo la nota 99 è che invece di avere una maggiore utilizzazione della terapia long acting, in AMA, long acting antimuscarinici, ILABA, long acting beta 2, in realtà abbiamo avuto una riduzione
Cioè, invece di dare una, aumentare quelle che sono le terapie ottimali, abbiamo diminuito le terapie ottimali a scapito di un aumento delle terapie short acting al bisogno. Può aver inciso il Covid-19 sicuramente, perché dire, il medico, non sapendo bene cosa fare, comunque la terapia almeno short acting lo dava, ma è chiaro che questo deve dare un'inversione di tendenza, perché la terapia giusta non è questa, ma l'altra. Cosa è successo? Intanto indisponibilità dell'esecuzione degli esami spirometrici secondo le tempistiche indicate in nota 99. Durante il Covid non è stato possibile inviare allo specialista il paziente per fare l'esame spirometrico, e però la presenza della spirometria nella medicina territoriale nelle varie regioni non è così, come dire, poderosa da poter prendersi in carico in maniera preponderante quelli che sono i pazienti indicati alla nota 99. Ci sono poi difficoltà interpretative su alcuni aspetti clinici indicati in nota 99, su cui bisognerà fare chiarezza, e infine vi è la necessità di formazione specifica sulla gestione della nota 99. Quello che abbiamo visto, non solo per la BPCO, ma anche per le altre situazioni, per esempio anche il diabete e così via, è che in realtà i medici di medicina generale, pur avendo ottenuto quello che è giusto che abbiano ottenuto, hanno però la necessità in qualche maniera di collegarsi con gli specialisti per fare una formazione, per poter sempre di più dare una risposta migliore all'implementazione della presa in carico del paziente. Se noi andiamo a vedere la nota 99 per quanto riguarda le interpretazioni, vi sono ancora alcune cose da chiarire in maniera definitiva e forse in qualche modo da modificare, pur essendo un grandissimo, lo ripeto, passo in avanti per quanto riguarda la medicina nel territorio stesso. La spirometria con test di broncodilatazione è una diagnosi indispensabile per confermare la diagnosi di BPCO, ma ripeto, esiste, non tutte le strutture associate di medici di medicina generale hanno la spirometria o utilizzano la spirometria. Per quanto riguarda i pazienti di nuova diagnosi, la spirometria deve essere fatta entro 6 mesi dal sospetto diagnostico. Il paziente in trattamento deve confermare una spirometria entro 12 mesi dall'entrata in vigore della nota 99 con lo specialista. Il medico di medicina generale può valutare il paziente con spirometria semplice nel setting di medicina generale o inviarlo allo specialista o che è il pneumologo o l'internista. Infine, il medico di medicina generale può prescrivere farmaci della classe R03, eccezioni delle triplici associazioni. Cioè può prescrivere LABA X, LABA LAMA, LAMA X, ma non può fare LABA LAMA X. Per quanto riguarda poi l'interpretazione della nota 99, nella scelta terapeutica, le cosiddette raccomandazioni Gold lasciano comunque un'autonomia prescrittiva. Non è consentito prescrivere i farmaci inalatori della classe R03 in pazienti BPCO senza inserire la nota 99. L'asma bronchiale non rientra, già ricordarsi la nota 99. La sospensione del trattamento cronico in paziente già in cura per BPCO rappresenta omissione di cure mediche. L'importanza del dato clinico associato a quello strumentale nei soggetti altamente sospetti di BPCO è comunque fondamentale, ed è importante che anche su questo la medicina generale faccia mente locale su quello che è il problema del dato clinico per far emergere le BPCO che non sono diagnosticate all'interno del territorio. Il tempo necessario, purtroppo, per la conferma diagnostica richiesta in nota 99 deve tenere conto della disponibilità dell'offerta da parte dei centri specialistici. Se io poi devo inviare il paziente per fare una spirometria in ospedale, come sappiamo gli ospedali stanno ripartendo adesso dopo il Covid e le liste d'attesa non è che si siano accorciate, sono in realtà allungate. Allora, quali sono state le call to action emerse dal percorso macro regionale? La formazione, il nuovo ruolo della medicina generale, degli operatori sanitari e la prossimità diventa un fatto importante. Il medico di medicina generale deve fare la spirometria eseguita dal personale infermieristico tecnico specializzato, facendo fronte alla carenza di medici, anche perché, come noi sappiamo, il problema della medicina generale, così come altri specialisti, è che molte persone stanno andando in pensione e quindi vi è una carenza di medicina generale. Quindi, però, eseguire la spirometria vicino al domicilio del paziente garantisce una maggiore rapidità, e su questo siamo praticamente tutti d'accordo. Organizzare la catena assistenziale, quindi ridefinire la continuità ospedale e territorio per garantire accesso a appropriatezza e direzione unitaria. Quindi è indispensabile rendere disponibile la cartella clinica trasversale alimentata da tutti.
medico di medicina generale, caregiver, specialista territoriale, specialista ospedaliero. Adesso con l'implementazione della cosiddetta fascicolo sanitario, forse questo obiettivo potrà essere raggiunto, ma anche lì ci vuole ancora un po' di tempo per uniformare tutte le regioni. Il monitoraggio e la valutazione dei risultati, bisogno di differenza regionale, forse magari sarebbe bene porre gli indicatori nel piano nazionale esito, anche nel piano nazionale di cronicità come indicatore di efficacia ed efficienza della presa in carico della BPCO. La rete ospedaliera, i servizi sanitari regionali devono aumentare la disponibilità di posti letto in pneumologia, quasi dimezzati invece negli ultimi 20 anni, se vogliamo veramente dare una, come dire, un'offerta precisa. Sburocratizzare e formare, valorizzare il rapporto medico-paziente, il momento della comunicazione, dell'educazione e dell'ingaggio porta a self-management, che è il paziente più responsabilizzato nel seguire in modo aderente alla terapia, aumenta la sua aderenza alla terapia stessa, che come vi ho detto prima è molto basso. Il medico di medicina generale dovrebbe decidere insieme al paziente che cosa fare, il patto terapeutico è il momento in cui si stabiliscono insieme obiettivi. La terapia, dopo l'esecuzione della spirometria semplice, spesso la terapia è fatta in modo irregolare per brevi periodi, determinando aumento di acutizzazione e accesso ospedaliero. Quindi bisogna rimuovere il disallineamento interpretativo sulla nota 99, che comunque rimane una nota di alto valore. Infine, l'obiettivo terapeutico. La riduzione della riacutizzazione deve essere obiettivo primario, dato che incidono su ospedalizzazioni, decline di funzione respiratoria e sulla mortalità. Ricordo che il paziente con una FIV maggiore del 50% può essere preso in carico dal medico di medicina generale, inferiore al 50% deve essere comunque inviato direttamente allo specialista. Allora, i quesiti per il panel di esperti sono PNRR, BPCO, nota 99, nuovi luoghi e percorsi di cura, chi fa diagnosi, nota 99, appropriatezza prescrittiva, superare luce e ombre di una nota comunque virtuosa, BPCO, aderenza alle cure, dalle criticità attuali, quale possibile supporto delle nuove tecnologie, esempio di integrazione multiprofessionale nella gestione del BPCO, il progetto Agire, per esempio in Campania, no? Quindi sentiremo come sono mossi in campagna per quanto riguarda il BPCO, il progetto Spirometria in Regione Emilia-Romagna, il progetto che è stato fatto anche in Piemonte e anche in Liguria, infine comunicazione e formazione del paziente del BPCO, quali nuovi strumenti e a carico di chi. Io mi taccio, però forse giusto raccontare questa roadmap, quelli che sono venuti i quesiti posti, e do la parola alla dottoressa Pisanti, che ringrazio. Sì, grazie per l'invito innanzitutto. Sulla nota 99 penso che ci esprimeremo anche durante la tavola rotonda, perché in realtà dobbiamo farci delle domande. I criteri di scelta di questa nota 99. Uno, perché un solo criterio? Cioè, perché per la diagnosi l'unico criterio è la spirometria, quando tutte le indicazioni, sia delle linee guida ma anche dell'OMS da molto tempo, parlavano che per inquadrare un paziente, e quello che noi abbiamo fatto nel piano della cronicità, non basta soltanto uno strumento di tipo tecnologico. Secondo, il problema della tempistica, qui dobbiamo ancora ragionare. Terzo elemento, e gli attori che partecipano a questo. Nella prima fase era scritto i pneumologi, i medici di medicina generale, eventualmente gli internisti. Nella seconda fase invece si è rivisto e dice tutti gli attori che partecipano alla diagnosi, purché dotati di competenze. E qui dobbiamo, secondo me, un momento ragionare anche su questo aspetto, perché non è detto che tutto debba essere perfetto, ma può essere perfezionato. Poi viene un po' dimenticato l'aspetto domiciliare. Abbiamo parlato di potenziamento dell'assistenza domiciliare, ma questo paziente che sta a domicilio, che cosa noi dobbiamo? Io tutto questo l'ho raccolto molto dal lavoro che hanno fatto l'associazione e qui il dottor D'Antonio, quindi mi ha coinvolto già un po' di tempo fa nel riflettere su questo aspetto. Allora, partiamo da una considerazione generale. Innanzitutto, la lettura del percorso della persona con BPCO o con insufficienza respiratoria e la famiglia va letto oggi sulla lettura integrata di questi atti di programmazione. È inutile che noi leggiamo il piano della cronicità e lo mettiamo da parte, poi leggiamo il PNRR dall'altra, il DM71, i livelli di assistenza. Il DPCM 2017 sui livelli di assistenza ha inserito una serie di prestazioni gratuite rispetto a quelle del 99 e quelle del 2001.
Perché vanno letto insieme? Perché il piano della cronicità ci dà i processi, cioè ci dice non solo che cosa fare, ma come farlo. Se noi andiamo a leggere le strategie che abbiamo dato alle regioni per la BPCO specifica e per l'insufficienza respiratoria, ci sono tutte le strategie, tutte le azioni, ci sono gli indicatori da monitorare e ci sono quello che noi ci aspettiamo dalla nostra, dai nostri interventi. Il PNRR ci dà il sostegno economico, quindi quel supporto economico che serve poi per capire quali risorse umane, strutturali, operative servirà. DM71 non è vero che ci dà solo gli standard e le strutture. Il DM71 è una lettura, ci dà una lettura del territorio. Ci dà una lettura di come le regioni organizzeranno e posizioneranno le varie strutture. È una lettura metrica precisa del territorio, perché spieghiamoci bene, a livello regionale per poter organizzare l'assistenza a questi pazienti io devo avere una visione, una mappa di quella che è la mia situazione regionale dal punto di vista anche urbanistico, strutturale, dove posizionare queste strutture, quali saranno i mezzi di trasporto che il paziente dovrà utilizzare per andare in queste strutture, se si trova in una condizione, in un'isola oppure in un'area minore. E noi ci aspettiamo che con questo DM71 si possa arrivare a un piano esiti così come quello ospedaliero. Sarebbe molto interessante avere un piano esiti sul territorio, cioè una lettura dopo che viene applicato il DM71 sul territorio che ci dia una serie di indicazioni. Poi i livelli di assistenza, non li dobbiamo dimenticare, quelle che sono le prestazioni che vengono date, quali sono le strutture. Ora la BPCO, e qui termino perché poi vorrei lasciare la parola agli altri e discutere anche su quello che verrà fuori, è una delle 10 patologie che sono inserite nella seconda parte del piano. Cosa significa? Sono patologie, queste della seconda parte del piano, che rispondono ad alcuni criteri molto precisi, che non è solo l'epidemiologia, ma è il ritardo spesso nella diagnosi, il ritardo spesso nell'accesso alla cura, la invalidità e la disabilità che la patologia può portare. Quindi dobbiamo aprire tutto il campo rispetto alla riabilitazione, se ne parla così poco, di riabilitazione per la prevenzione delle complicanze e riabilitazione per la prevenzione delle disabilità. Quindi questo è l'altro elemento importante per cui questa patologia è stata inserita. E poi il peso assistenziale. Questa patologia è una patologia cronica interdisciplinare, cioè ha bisogno di avere una interdisciplinarità di tutti gli operatori, non solo quelli sanitari, ma spesso anche quelli sociali. Ed è quello che poi il PNR ci dice, sesta missione, integrazione ospedale-territorio, integrazione socio-sanitaria. Quali sono le quattro cose che il piano della cronicità dice e che già in effetti anticipa tutto quello che poi il Covid ha mostrato? Il Covid ha mostrato uno scollamento tra le strutture. Abbiamo avuto però una classe, dei professionisti capaci di rispondere a delle risposte pur non avendo indicazioni a livello nazionale. C'è stata una grande capacità anche di improvvisazione, soprattutto di capire com'era il percorso pulito sporco nell'entrata nell'ospedale. Quindi noi dobbiamo ringraziare questi professionisti che hanno trovato delle capacità per poter creare della continuità. Allora, il primo obiettivo è la consapevolezza nella popolazione generale della malattia. Bisogna creare la cultura che esiste questa patologia. La cultura, quali sono gli elementi di prevenzione di questa malattia, gli screening opportunistici, non è solo il fumo, lo sappiamo, il fumo, l'ambiente, ma tanti altri problemi ci sono, quindi bisogna lavorare sulla popolazione. Secondo, le riacutizzazioni, quindi prevenire le riacutizzazioni per evitare la istituzionalizzazione e la ospedalizzazione.
A domicilio dobbiamo inserire le persone che rispondono a dei criteri per poter essere inseriti a domicilio. La gravità, ma anche tutta una serie di cose. La telemedicina, bisogna vedere se le persone rispondono ai criteri per poter avere una televisita, un telemonitoraggio, un teleassistenza. E quindi bisogna ragionare sull'organizzazione. In questo inserirei anche strutturare i caregiver. Questi caregiver li abbiamo sempre considerati volontaristici. Il caregiver va strutturato, sistematizzato, dovremmo dare anche un supporto forse, almeno attraverso l'addestramento e attraverso il riconoscimento della loro funzione. Poi migliorare l'aderenza alla profilassi, questo è anche importante, alle terapie sia farmacologiche che riabilitative. E poi l'integrazione ospedale-territorio. Oggi abbiamo questa rappresentazione strutturale dell'ospedale di comunità. Ospedale di comunità che già era presente nel DM70. Il DM70 è in fase di revisione, quindi io mi aspetto che anche lì ci sia una valorizzazione dell'ospedale. Non è vero che il territorio significa espropriare il ruolo ospedaliero. Non è vero che il territorio vuol dire espropriare il ruolo della specialista o dei centri specialistici pneumologici, diabetologici, ne abbiamo tanti, o dell'emofilia, eccetera. Ma significa una valorizzazione di questi, tutti questi aspetti. Ecco, facendo questo, noi poi abbiamo dato addirittura delle strategie precise che le regioni devono mettere in atto, delle azioni e degli indicatori. Però mi riservo di parlarne dopo, in fase di discussione. Grazie, dottoressa Pesanti, anche per aver chiarito molti aspetti estremamente importanti. Posso dire una cosa che ho dimenticato? Prego. Il Consiglio di Stato, forse questa è una cosa ultima, sul DM71 abbiamo visto che non è passato in conferenza Stato-Regioni, come ha detto Zanon, però era possibile farlo passare attraverso il governo perché erano trascorsi più di 3 mesi dalla scrittura. Bene, il Consiglio di Stato dice una cosa interessantissima. Dice, voglio essere spiegato bene dal governo se queste cose che vengono dette sono prescrizioni o indicazioni. Questo è un passaggio fondamentale, cioè c'è un'obbligatorietà nel fare certe cose o sono semplici indicazioni oppure futuri presagi, future organizzazioni che le regioni devono fare? Questo è un passaggio su cui dobbiamo riflettere. No, ma è importantissimo, grazie di averlo ricordato, anche perché io credo che, siccome si sta discutendo da sempre anche su nuove idee, abbiamo una commissione che sta lavorando, io credo che se noi vogliamo andare verso nuove idee dovremmo anche, come dire, in qualche maniera fare il leo a livello essenziale di organizzazione, perché non è più possibile che ognuno si organizzi come vuole, almeno una standard tu lo devi dare. I lei, perché adesso spenderemo un sacco di soldi con la missione 5-6 sull'informatica, quindi i livelli essenziali di informatizzazione, cioè io ti do i soldi, però il layout non fai solo il layout del fascicolo sanitario, ma ci metti dentro i dati, perché molte regioni hanno fatto la scatola, però in realtà non funziona, e i LEPS che sono previsti anche nel DM71, che sono i livelli essenziali per l'aspetto sociale. Quindi se noi mettiamo insieme queste tre cose, va incontro proprio le cose che lei, dottoressa Pesanti, appunto detto. Quindi ringrazio quello che lei della sua introduzione, e tanto ne discuteremo poi nella tavola rotonda. E proprio in questo senso io darei la parola al professor Micheletto, che ci parla della complessità gestionale della cronicità della BPCO. Come vi ho detto prima, il professor Micheletto è direttore della pneumologia dell'azienda ospedaliera Università di Verona, che è una delle più importanti a livello nazionale, anche per ciò che riguarda le malattie respiratorie acute e croniche. Professore, a lei la parola, prego. Grazie, buona giornata a tutti. Mi scuso se non posso essere con voi, ma questo mese c'è per fortuna anche una grande ripresa di eventi, c'è grande bisogno anche di confrontarsi e sono a un convegno purtroppo a Trieste. Si è tornato a parlare di BPCO dopo questi 2 anni in cui purtroppo abbiamo avuto i noti problemi da pandemia, in particolare che ha colpito la pneumologia, che molto si è prodigata per la gestione del Covid, quindi in alcuni momenti abbiamo dovuto bloccare anche gli accertamenti, non solo per la mancanza del personale, ma anche perché di per sé la spirometria è un esame anche che comprovava qualche rischio
anche per gli operatori sanitari. Per cui arriva questa nota 99 che credo che sia assolutamente positiva, è una nota probabilmente migliorabile, ma secondo me serve molto a fare chiarezza in questo mondo. Arriva in un momento purtroppo un po' complicato, perché sicuramente abbiamo anche dei precedenti esami da smaltire, ma io credo, insomma, che sia un momento importante di chiarezza rispetto alla BPCO, in cui, come è già stato detto nelle vostre introduzioni, è una patologia particolarmente importante, è una patologia di alto impatto per quanto riguarda la mortalità per una serie di motivazioni, con una crescita anche che è stata nell'ultimo decennio, una patologia che quindi ha una elevatissima epidemiologia nella popolazione generale e un impatto molto importante dal punto di vista farmaco-economico. Questo era un lavoro di Ford, che lavora al centro delle malattie croniche di Atlanta, non è un pneumologo ma si occupa di queste analisi, e aveva valutato qualche anno fa su CEST che la BPCO costava 36 bilioni di dollari, con una proiezione che poi è stata vera di 49 nel 2020, con una spesa sanitaria elevatissima. Analizzando, e questo è un buon monito anche per il futuro, analizzando i dati comprovati in letteratura, aveva messo Ford in fila, nel senso di maggiori evidenze scientifiche, quello che andrebbe fatto per tentare di ridurre questo elevatissimo impatto. Ovviamente la prima battaglia contro il fumo, che giustifica la stragrande maggioranza delle forme di BPCO. I non fumatori sono un percentuale molto bassa, la maggior parte è dovuta al fumo, e su questa battaglia dovremmo insistere. Il secondo riguarda le vaccinazioni, parlo di antinfluenzale, di antipneumococcica, che hanno dato rilievo scientifico documentato di ridurre la mortalità. Il terzo aspetto su cui riguarda la nota 99 è il trattamento farmacologico, perché un trattamento farmacologico appropriato a lungo termine serve a ridurre questo impatto. Sicuramente, come è stato detto anche dalla dottoressa Pisanti, dobbiamo preoccuparci anche dei programmi domiciliari, in particolare ovviamente per i più gravi, pensate ai nostri pazienti in ossigenoterapia e in ventiloterapia che sono a domicilio. Sicuramente siamo in un contesto da tener conto in cui il numero di posti letto della pneumologia negli ultimi 20 anni si è sostanzialmente dimezzato, per cui è evidente che deve esserci questo trasferimento sul territorio, in particolare per quanto riguarda i casi più lievi, che possono trovare un setting idoneo sia per la BPCO che per l'asma, anche perché in ospedale il primo DRG continua ad essere in Italia, in Europa, nel mondo, lo scompenso cardiaco, ma il secondo DRG è l'insufficienza respiratoria. Questo per dire che in ospedale oramai riusciamo a ricoverare i casi più gravi, sostanzialmente la BPCO semplice è scomparsa, nel piano nazionale esiti viene addirittura considerato come un ricovero non idoneo, e ci dobbiamo in ospedale concentrare sulle ospedalizzazioni riguardanti i casi più gravi, che sono appunto quelli dell'insufficienza respiratoria. Noi abbiamo due problemi importanti, e credo che soprattutto sul primo la nota 99 sarà importante. Il primo problema è la sottodiagnosi. Questo è un lavoro di CEST del 2015, questo precedente di Lancet del 2009, sostanzialmente è cambiato molto poco. Quando si fanno delle indagini epidemiologiche in giro per il mondo, si ottengono dei risultati diversi di incidenza, anche perché popolazioni diverse, metodi anche di analisi diverse. Un conto è fare un banale questionario, un conto è fare la spirometria e tutto l'esame clinico, ma quello che è costante è la colonna blu, la sottodiagnosi. Per cui è vero che la nota 99 ha dei limiti, è vero che siamo in difficoltà, però dobbiamo anche ricordare che abbiamo purtroppo prestato il fianco a questo, perché il numero di pazienti negli ultimi 20 anni che hanno fatto una spirometria era decisamente molto basso. Quindi è ovvio che a un certo punto il legislatore, l'amministratore, ci pone dei limiti, credo anche corretti, sul fatto che banalmente si deve curare persone che hanno fatto una diagnosi, mentre come vedete qui le percentuali sono sempre molto molto basse. Il ricorso alla spirometria nei pazienti con BPCO, diverse parti del mondo, diverse parti d'Europa, come vedete era più o meno del 30%. Questo è un editoriale di un grande epidemiologo, John Soriano, del 2017 su Lancet,
in cui ci ricorda che grosso modo il 75% dei pazienti con la BPCO non è diagnosticata. E questa era la grande sfida, cioè di andare a cercare un po' la base dell'iceberg, che è molto, molto evidente. Il paziente grave è bene o male conosciuto, va frequentemente dal medico di medicina generale, viene al pronto soccorso, viene ospedalizzato. La grande sfida è di intercettare un po' prima la patologia. Recente, più recente lavoro danese, anche in questo caso, come vedete, medesime percentuali, circa il 30% aveva una diagnosi, ma soprattutto nell'andamento generale coloro che non hanno una diagnosi hanno riacutizzazioni, hanno polmoniti. Anche i pazienti che riferivano di non avere sintomi, ma che la spirometria aveva consentito di fare una diagnosi. Quindi la grande sfida è di migliorare questo aspetto che riguarda sicuramente il mondo delle malattie croniche, sia sotto diagnosi che sotto trattamento, ma che nella BPCO a tutt'oggi ha numeri, come avete visto, sicuramente diversi rispetto a ipertensione, scompenso e diabete. Per cui come migliorare questo aspetto? La diagnosi è spirometrica. Noi, sia per la nota 99 che per tutti i vari riferimenti, facciamo riferimento a un documento internazionale, che anche questo ha dei limiti, perché è un documento che vuole dare delle indicazioni a tutto il mondo, da paesi in via di sviluppo a paesi molto sviluppati, però la diagnosi, nella stragrande maggioranza dei casi, deve essere funzionale. In cui è stato posto questo limite del rapporto VEMS o FEV1, capacità vitale forzata, inferiore a 0,7 o il 70%. In ambito fisiopatologico vi dico che questo è molto discusso, però questo è quello che noi dovremmo fare nella stragrande maggioranza dei casi. Poi è evidente che andremo a analizzare in alcuni casi il limite inferiore di normalità o così via, che un 71% non è che possiamo scartarlo. Però sostanzialmente la diagnosi, per attaccarci da O finale di ostruttiva, deve essere con una spirometria. Le linee guida, tra l'altro, hanno disgiunto la gravità della malattia dal dato spirometrico, nel senso che la spirometria mi serve per la diagnosi, poi il trattamento considerò due parametri di scarso controllo della malattia, che sono le riacutizzazioni e le ospedalizzazioni, ma questo è un altro problema. Tra i tanti, vi cito questo esempio che è stato fatto in Canada, che, come dicono le linee guida, hanno cercato di intercettare quarantenni che fumano con sintomi. Questo, secondo me, è il grande obiettivo. Il quarantenne, perché meno male, ha almeno una storia di 20 anni di fumo. Come vedete, sono stati intercettati 1000 partecipanti che hanno risposto ai criteri di questo studio. 200 avevano i criteri spirometrici per BPCO, prevalenza del 20% in questa popolazione, ovviamente, che non è quella popolazione generale, e il 32%, vedete che il dato continua a tornare, avevano una diagnosi di BPCO. Gli altri non avevano una diagnosi di BPCO. Per cui questo gruppo di medici di medicina generale canadesi conclude che questo tipo di intervento associato alla spirometria con questi criteri è assolutamente fattibile. Quello che noi vorremmo fare nella BPCO non è uno screening, ma è un case finding, e cioè ricercare quei pazienti che hanno dei sintomi iniziali per intercettarli un po' prima. Questi sono dei criteri generali che valgono per qualsiasi malattia in cui noi volessimo fare un intervento precoce. Se tutto questo vale la pena, se la malattia progredisce e causa morbidità e mortalità, e direi che la BPCO assolutamente rientra. Abbiamo un trattamento efficace per migliorare questo andamento? Assolutamente sì. Abbiamo un esame che sia semplice da eseguire, che ci dia pochi falsi positivi e pochi falsi negativi? Assolutamente sì. La spirometria, nella stragrande maggioranza dei pazienti, è facile, si può fare, è non invasiva, è sicura, è anche economica, per dimostrare l'ostruzione bronchiale. A tutt'oggi ci sono molte difficoltà, perché è ovvio che un medico di medicina generale, c'è Marzio Uberti tra di voi che è molto sensibile a questo argomento, hanno moltissime cose da fare, per cui credo che l'organizzazione futura sia sicuramente quella dei gruppi
in cui c'è anche un'infermiera, c'è anche un personale amministrativo che possa sgravarli anche da molte pratiche burocratiche, un infermiere esperto come viene peraltro in ospedale. Credo che questo possa essere lo scenario futuro. Ma come diceva il responsabile di questa iniziativa di CEST, una delle più grandi organizzazioni al mondo di pneumologia, lui diceva chiaramente, e su mi trova perfettamente d'accordo, che la porta d'ingresso è il medico di medicina generale, perché lui che vede soprattutto questi pazienti che per svariati motivi vanno nello studio, anche per la riacutizzazione del 45enne, del 50enne, e lì è il punto per tentare di fare questa diagnosi. Credo che nella diagnosi sostanzialmente non ci siano grandissimi problemi da parte dei centri. Mi spiego meglio. Ci sono, al momento dell'emanazione della nota, un gruppo consistente di pazienti che assumevano farmaci senza aver fatto mai la diagnosi. Non credo che la lista d'attesa sia la spiegazione a tutto questo. La lista d'attesa esiste, è purtroppo diversa a seconda delle regioni, ma prima o poi una diagnosi di questi pazienti viene fatta. Non deve essere questa la scusante per questa situazione, che è assolutamente da sanare. Quello su cui le pneumologie sono molto in difficoltà sono i controlli, per cui io credo che l'interazione tra ospedale e territorio sia soprattutto su quello. Fatta una corretta diagnosi, il documento Gold prevede un atteggiamento a scalini sulla terapia, per cui prescrivo un farmaco, se non è ben controllato prescrivo il secondo farmaco. In questo noi dovremmo avere un'ottima interazione col territorio, perché questa valutazione circolare che propone il documento è francamente impossibile da realizzare in ospedale, soprattutto, ripeto, per gli stadi successivi. L'altro nostro problema riguarda il sottotrattamento, che è molto evidente per le malattie cronico-ostruttive, come ci dice regolarmente il bollettino sul consumo dei farmaci in Italia. Io credo che il dato sia leggermente migliore, perché lì dentro ci finiscono anche pazienti che per una bronchite o una polmonite fanno qualche farmaco e finiscono lì dentro. Però il nostro potenziale farmacologico in questi anni è molto elevato. Celli, che è un grande esperto, ci raccomandava nell'epoca pre-Covid di avere un atteggiamento anche ottimistico nei confronti del trattamento farmacologico, perché non abbiamo mai avuto così tanti farmaci, mai così tanti device. Il punto critico è che il device non è sempre facile da fare, ma ne abbiamo tanti a disposizione. E come vedete, anche lui su questo concorde, l'aspetto importante è di intercettare prima questi pazienti e trattarli prima, perché i dati che abbiamo dai trial sono tutti di BPCO intorno ai 60 anni con una compromissione funzionale già piuttosto evidente, perché il nostro trattamento non serve solo a migliorare i sintomi, ma ha dato prova anche di migliorare molti aspetti della malattia, la progressione, le riacutizzazioni, che effettivamente hanno un peso importantissimo, e gli ultimi dati dicono che i nostri trattamenti servono anche per ridurre la mortalità, che è un aspetto veramente molto molto importante. Riacutizzazioni, perché incidono sulla mortalità, questo è un dato ultimo dei database di medicina generale nel Regno Unito, in cui, come vedete, ogni riacutizzazione conta, nel senso di fare uno scalino verso il basso in dati di funzione respiratoria e anche sulla mortalità. Qualche dato positivo anche, perché insomma abbiamo fatto anche molte cose a livello nazionale e internazionale negli ultimi anni. Ci dava molto fastidio quella linea con i pallini neri nel quadrante di destra, che dimostrava che la mortalità continuava a salire, a fronte dei nostri colleghi cardiologi, che a sinistra invece hanno notevolmente ridotto la mortalità cardiaca. Il dato di qualche anno fa, 2015, sempre con la stessa modalità, indica che nel quadrante inferiore di destra, i pallini grigi, per la BPCO il dato si è assestato, e anzi gli ultimi dati epidemiologici dimostrano che comincia a esserci un trend in decrescita per quanto riguarda la mortalità nella BPCO. E appunto due studi clinici sulla triplice terapia hanno dimostrato per la prima volta che possiamo impattare anche sulla mortalità. Due parole conclusive sull'applicazione della nota 99. È una nota sicuramente migliorabile,
però io credo che contenga degli aspetti molto positivi. È stata emanata, come dicevamo, in un momento sicuramente critico, 1° settembre del 2021, individua i farmaci in cui viene indicata la nota con una conferma diagnostica e ripeto, io questa la trovo una cosa assolutamente positiva. Viene ribadito la strategia a gradini, cioè con l'incremento dei farmaci quando non vi è un buon controllo della malattia, rimane un unico piano terapeutico, che è quello della triplice terapia in un unico inalatore, perché invece la cosiddetta estemporanea con due inalatori può essere comunque prescritta, e i labalama non hanno più il piano terapeutico precedente. È stato inserito la parola spirometria semplice, perché come voi sapete ai tavoli insomma sono presenti molte figure professionali e anche correttamente le associazioni dei colleghi di medicina generale hanno molto insistito sul fatto di poter inserire la spirometria semplice, nel senso che viene data dignità a una spirometria semplice eseguita nel setting della medicina generale per fare la diagnosi di BPCO. A quel punto tutti i farmaci possono essere prescritti. Poi ovviamente si potrà chiedere una conferma nel tempo al centro specialistico di riferimento, ma la spirometria consente la prescrizione dei farmaci. Questo cut-off è molto discusso, ma inserisce un concetto, secondo me, molto importante. Poi probabilmente potremmo trovarne di migliori. Va fatta una stratificazione e alcuni pazienti possono essere tranquillamente essere seguiti nel setting della medicina generale. Se teniamo conto che il 10% della popolazione ha una malattia ostruttiva, almeno il 10%, tra asma e BPCO, in una provincia di 1 milione di abitanti, 100.000 persone hanno una malattia ostruttiva, è evidente che l'ospedale non può far fronte a tutti questi pazienti. Per cui il paziente che fa una terapia al bisogno per l'asma, il paziente che ha un'ostruzione lieve per la BPCO, sicuramente può essere seguito in modo assolutamente efficace nel setting della medicina generale. Credo che questo sia il cammino da perseguire per il futuro, dando magari una stratificazione diversa rispetto a questa, che è grossolana, ma introduce già questo primo principio. I pazienti in trattamento hanno 12 mesi per fare la spirometria, quindi non c'è bisogno di sospendere terapie come vedo che spesso attualmente viene fatto. Ci sono 12 mesi di tempo per fare la spirometria senza interrompere farmaci, e mentre per le prime diagnosi, anche in questo caso, i farmaci, diciamo, basici, che può essere un broncodilatatore, uno o due, possono essere prescritti in attesa di una conferma. Quindi c'è una tempistica chiara. Se la spirometria è già stata eseguita nei 12 mesi precedenti, il valore del FEV1 è idoneo per poter prescrivere la terapia. Se la spirometria non è mai stata eseguita, c'è tempo entro 12 mesi per farla, che ripeto può essere fatta anche direttamente per coloro, avete accennato tutti quei vari progetti regionali che ci sono, che si stanno adoperando per introdurre questa pratica nella loro pratica clinica quotidiana. Il nostro piano terapeutico vale solo per le triplici, anche perché così si identifica un paziente severo che magari può trovare invece in ospedale il luogo dove anche poter fare il monitoraggio. La spirometria non è eseguibile in tutti i pazienti, lo sappiamo, ma non dobbiamo fissarci con questo limite, nel senso che i pazienti che non sono in grado di fare una spirometria non sono molti. In quel caso, se c'è un deterioramento cognitivo e così via, si può specificare nella prescrizione. Teniamo anche conto che chi ha una grave disabilità a quel punto sarà anche in difficoltà a fare un inalatore, per cui insomma io credo che i pazienti che non sono in grado di fare una diagnosi non siano molti. Non riguarda l'asma bronchiale, riguarda solamente la BPCO. E con questo concludo su quelle che sono le mie considerazioni personali su questa malattia e su quello che io penso possiamo fare tutti insieme un buon lavoro per il futuro. Serve la prevenzione, non diamo per scontato che il 20-25% della popolazione continui a fumare,
c'è un'adeguata prevenzione anche sull'ambiente lavorativo, e credo che tutti noi dobbiamo anche intervenire su questa discussione riguardante la qualità dell'aria, che sicuramente è importante. Dobbiamo trovare i pazienti mancanti, nel senso che nella fascia tra i 40 e i 55, 60 anni ci mancano moltissimi pazienti che in realtà sono sintomatici e ovviamente limiti minimi, e che peraltro sono quelli che hanno più da perdere in termini di funzione respiratoria, e questi possono essere senza urgenza avviati a un percorso diagnostico. Dobbiamo fare una cura assolutamente di qualità, con tutto quello che abbiamo possiamo assicurare un adeguato trattamento farmacologico, dobbiamo insistere sull'aderenza, dobbiamo anche insistere sulla corretta tecnica inalatoria, non dandola per scontata. Infine abbiamo purtroppo tanti pazienti che sono in condizioni molto critiche, pensate a chi ha la SLA, chi ha tracheostomizzato, chi è ventilato, chi fa l'ossigenoterapia, e quindi a questi dovrebbe essere assicurata una gestione domiciliare migliore di quella attuale, preoccupandoci anche del fine vita, perché la dispnea nella fibrosi, nelle neoplasie, nell'insufficienza respiratoria è veramente un sintomo devastante, e per questo dovremmo assicurare una corretta gestione del fine vita. E con questo vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie professor Micheletto per questa bellissima relazione. Lei ha toccato tutti i punti anche riguardanti soprattutto la nota 99, quello che in realtà è una prospettiva futura per quanto riguarda la far emergere il cosiddetto sommerso per la BPCO e quello che sono i rapporti che la nota 99 dà tra lo specialista e il medico di medicina generale. Le faccio solo una domanda molto rapida. In realtà lei ha citato la questione del fumo che è uno degli elementi fondamentali per quanto riguarda la BPCO stessa. In Italia continua ad esserci 11 milioni di fumatori, nel senso che, nel periodo del Covid sono anche lievemente aumentati, non diminuiscono nonostante noi abbiamo una legislazione più importante per quanto riguarda il divieto del fumo. Quindi ponendo la questione che la prima cosa importante è che la gente smetta di fumare, le chiedo se anche per la BPCO la riduzione del rischio, da visto che vi sono dati scientifici che stanno emergendo, sigarette elettroniche o tabacco riscaldato potrebbe in qualche modo servire per anche non solo per la diminuzione delle note tumorali, ma anche per le note respiratorie del BPCO. Prego. Io credo che nell'ambito di ogni azienda sanitaria ci dovrebbe essere un riferimento per la sospensione del fumo. Anche noi, purtroppo, noi prima o oggi abbiamo delle colpe su questo, a volte diamo un po' per scontato che questi pazienti fumino, non c'è sempre un adeguato invio, per cui gli ambulatori del fumo sono assolutamente fondamentali. È una dipendenza, come tale va trattata. A volte insomma la predica rispetto a un paziente che fuma da 40 anni e che ha sviluppato una dipendenza importantissima non sempre ovviamente è utile. Quindi prima di tutto anche in questo caso avere dei percorsi che siano assolutamente definiti. Per quanto riguarda la sigaretta elettronica nella BPCO, diciamo che ci sono un po' due correnti di pensiero, di chi è assolutista e sottolinea i danni anche di questa nuova tipologia di fumo e di chi invece la considera, come dire, un male minore. La mia personale posizione è che potrebbe essere una soluzione a ponte verso la sospensione. È stato segnalato negli Stati Uniti questa emergenza tra i giovani di abbondante uso di questi vaporizzatori e quindi con danni polmonari anche acuti indotti da effetto chimico. Quindi non dobbiamo considerarle assolutamente innocue, sicuramente sono meno dannose nel lungo termine rispetto alle sigarette. Ecco. Per cui ripeto, io dico sempre ai miei pazienti che potrebbero anche fare questo passaggio a patto che sia visto come una soluzione a ponte verso una sospensione. Di sicuro, insomma, sul danno cronico direi che sono meno dannose, però non dovrebbe passare il messaggio che siano innocue. No, certo, no, ma la prima è smettere il fumo, ma siccome si sta finalmente, emerge anche in questi campi la questione della riduzione del rischio, perché è comunque fondamentale, così come in altre patologie, credo che dovremmo anche, come dire, abbandonare un po' di ideologia e andare sul pratico, nel senso che l'obiettivo è smettere di fumare, perché sennò non possiamo pensare che 11 milioni di persone, no, siano lì e non facciamo nulla, e tanto però la BPCO aumenta il tumore al polmone e così via. Qualcosa dovremmo... Concordo. Grazie professore. Bene, Valentina Solfrini è collegata con noi e ci racconta quello che l'Emilia Romagna
Ha fatto, intanto vi dico che sono 388 persone che sono collegate e si stanno seguendo, quindi il problema del BPCO è evidentemente un tema caldo. L'Emilia Romagna, che tra l'altro insomma, oggi le chiamiamo case di comunità, ma in realtà le case della salute sono nate in Emilia Romagna, quindi diciamo che DM71 prende molto esempio da quello che è stato fatto nella vostra regione. A te, dottoressa Soltrini, prego, cosa fate per la BPCO, cosa è stato fatto, qual è l'organizzazione? Ma io mi permetto di aggiornare quello che è successo su questo tema in realtà dal 2019, dove avevamo avviato, prima che ci fossero delle importanti novità di prescrizione e di terapia approvate anche dall'AIFA, però avevamo capito che era su un tema come la BPCO avviare un confronto di formazione esteso che coinvolgesse specialisti MMG e anche i farmacisti. Noi avevamo messo nel percorso di formazione di tutta la regione con equip di rappresentanza di ogni azienda che poi doveva diffondere questa formazione sulla BPCO, le terapie della BPCO sulla base di un documento comune, anche con il coinvolgimento delle farmacie convenzionate. Avevamo fatto anche questa parte per facilitare la possibilità, già allora nel 2019, la possibilità di gestire le prescrizioni in maniera continuativa tra specializzazioni, MMG, diverse sedi di svolgimento delle terapie per questa patologia cronica. Adesso abbiamo ripreso, purtroppo sì, c'è il tema che l'emergenza Covid ha rallentato alcune attività di formazione e integrazione, ma l'intenzione anche sul potenziamento di quello che l'AIFA ha messo a disposizione in termini di terapie, di prescrizioni tra territorio e specialisti, di mettere a esistenza anche gli strumenti di comunicazione tra specialisti MMG, ad esempio, nel consentire la continuazione delle terapie più appropriate e di magari alcuni esami che della funzionalità respiratoria, eccetera, che possano essere trasmessi agli specialisti, ai punti di specialistica di questo settore. Quindi i momenti devono essere, abbiamo riavviato, non posso dire che abbiamo concluso, ma abbiamo riavviato la necessità di mettere a punto un piano di formazione integrato, ospedale, territorio, figure di MMG, specialisti pneumologi e farmacisti e infermieri, ciascuno per la propria pezzetto di attività che può essere svolto. E scambio, raccolta dati, scambio delle informazioni, però non siamo ancora arrivati a conclusione di questo impegno, spero che succeda nel giro di dopo l'estate, insomma, che si arrivi comunque a realizzare questa legge. Le cose che sono state dette stamattina sono perfette, sono assolutamente i contenuti fondamentali che devono essere realizzati a livello regionale, gruppo regionale che fornisce mandato di strumenti, formazione, raccolta dati per tutte le aziende della regione. Scusate questa piccola. Dottoressa Soltrini, una domanda. Siccome c'è sul DM71 una diatriba anche tra i medici di medicina generale e le proposte sul DM71 che tentano di coinvolgere il più possibile per quanto riguarda le case cosiddette di comunità. Mentre loro dicono che comunque bisogna implementare le AFP fondamentalmente. Ecco, nella vostra esperienza le spirometrie vengono fatte più che altro nelle associazioni dei medici di medicina generale
che dovrebbe rappresentare secondo il DM71 lo SPOC, no? Definiamoli così, delle case di comunità o principalmente nelle case della salute? Cioè, dov'è che la spirometria e quindi la possibilità di fare diagnosi viene principalmente eseguita? Ma l'idea è anche il tentativo di, almeno in alcune aziende, ecco, non so ancora, non ho in mano quello che abbiamo proprio, so a Modena che si sta lavorando molto sul trasferimento delle informazioni dell'esecuzione di questi esami sia a casa della salute che a casa della comunità, che non sono, cioè, le case della comunità aumentano gli interventi, le attività che possono essere svolte in maniera integrata, ma più o meno non cambiano luogo, se necessario sì, altrimenti si potenzia e si trasforma le sedi di case della salute che nelle province dell'Emilia Romagna sono diffuse, insomma ce ne sono tante. Ma c'è anche questo. C'è anche la spirometria come strumento che può essere presente e trasmesso per la refertazione agli specialisti e possa consentire poi l'esecuzione della conferma delle terapie, della modifica delle terapie ai vari livelli. Quindi è proprio nella direzione che chiede il DM71, come giustamente è stato sottolineato, che è una prescrizione. Il DM71 contiene degli obblighi, delle prescrizioni o delle indicazioni, questo è uno dei temi che... Però, insomma, noi consideriamo queste come indicazioni che vanno nel 71 concretamente realizzate anche su temi di questo valore, come quello dei BPCO. Bene, grazie Valentina, grazie dottoressa Solfrini. Adesso chiederei al dottor Francesco Colasuono, che credo sia collegato con noi, di dirci cosa succede nella regione Puglia. E intanto uno dei problemi che è emerso è chi è che dà questi apparecchi di spirometria. Li deve dare la regione, se li devono acquisire i medici di medicina generale, insomma, anche su quello va fatto anche una chiarezza, perché sennò diventa sempre più complicato, insomma, no? Stabilire chi fa chi e chi fa che cosa. Dottor Colasuono, che succede in Regione Puglia? Come vi state organizzando? Prego. C'è? Video è audio staccato, però c'è. Allora, quando si riattacca lo faremo parlare. Allora, io chiederei invece, sempre andando per quanto riguarda le varie esperienze, a Francesco Buono, che è la segretaria organizzativa della TMG di Roma, se può raggiungerci qua, di spiegare come vi state organizzando invece in Regione Lazio e qual è la sua sensazione anche a livello nazionale, insomma, di quello che bisogna fare per implementare quello che è il ruolo della medicina generale. Prego. Dove posso vedere? Sì, vede le diapositive, se mandiamo le diapositive del dottor Buono, che tanto ringrazio di essere con noi. Io ringrazio per l'invito, ringrazio Motore e Sanità, nella persona del suo responsabile scientifico. E sì, certamente siamo a un punto di svolta. Lo stesso titolo della riunione in cui ci troviamo ce lo dice, in quanto abbiamo avuto un momento che è un po' sostanziato da queste prime diapositive su cui sorvolerei, in quanto appartiene, spero, a quello che possa essere un ricordo, cioè il ricordo di quella che è stata una pandemia a certi livelli, il ricordo di un rimodellamento generale di tutte le attività cliniche, il momento in particolare in cui quella che è la gestione anche della formazione per gli operatori, informazione per i produttori dei servizi, hanno un po' cambiato i loro connotati. La pandemia non è passata, ha cambiato semplicemente verde, ma noi siamo nuovamente, finalmente, in riunioni in presenza, almeno parzialmente in presenza, e quindi approfittiamo
di questo. Una visita da remoto appartiene, e lo tocco solo tangenzialmente, a quello che può essere la dotazione che è richiesta al medico, come vedete è abbastanza semplice, sempre compatibilmente con la copertura su banda larga di tutto il territorio nazionale, che spesso ha penalizzato alcuni di questi eventi. E per il paziente si tratta in definitiva, certamente in questo momento dobbiamo parlare di un paziente 2.0, nel senso che dobbiamo renderci conto che non saranno mai sistemi e metodi che potranno ricaricare al 100% quello che è la vista, però possono essere un aiuto almeno per una certa categoria di pazienti, e questo è ciò che è occorrente. Tutto sommato è un qualcosa su cui anche un minimo di formazione si può fare a breve. Ma andiamo un attimo a vedere la popolazione come distribuita per classi d'età e vediamo, come già è stato accennato prima, come la prevalenza e il peso specifico di quello che è la categoria delle decadi più avanzate sia in progressivo aumento. Quindi la necessità di un trattamento diverso, soprattutto nell'ambito della medicina generale, che da sempre è fortemente coinvolta nel territorio, e tale deve rimanere al di là di quelle che potranno essere poi nuove forme organizzative. Abbiamo sentito parlare di case della comunità, abbiamo sentito parlare di ospedali di comunità, ma diciamoci chiaramente che il fulcro, esattamente come funziona nell'arma dei carabinieri, è un fulcro che deve essere sul territorio. Immaginiamo noi che cosa succederebbe se abolissimo tutte le stazioni dei carabinieri e concentrassimo tutto nelle brigate o nelle divisioni. Quindi l'implementazione di tutti i sistemi diagnostici di primo livello passa per un'azione formativa sul medico di medicina generale e quindi sulle forme aggregative, che oggi nella regione Lazio rappresentano sicuramente la stragrande maggioranza, sono in corso di riattualizzazione, di rimaneggiamento. Siamo in attesa di nuovo il regolamento che ne gestisca l'operatività, quindi diciamo siamo nell'ambito di una massa critica di medici che è in movimento verso un'ulteriore implementazione di questa organizzazione. Quindi si tratta di passare poi in definitiva a una forma proattiva, e se parliamo di forma proattiva chiaramente finiamo per parlare di BPCO, perché abbiamo già visto da alcuni dati, li vedremo successivamente, che questa patologia è generalmente sottotrattata, sottostimata, sottoriconosciuta, qualche volta addirittura equivocata se andiamo a fare analisi disaggregate delle schede di dimissione ospedaliera. Globalmente parlando abbiamo una sottodiagnosi, ne sono certo, abbiamo grossissimi problemi di aderenza, saranno visti successivamente. Abbiamo anche delle volte delle difficoltà interpretative. Una volta mi sono trovato ad esaminare dati del sistema epidemiologico che mi fornivano quelli che erano i miei pazienti BPCO che probabilmente mi erano sfuggiti. Ho dovuto cassarne ben il 90%, in quanto a un esame di tutte quante queste cartelle o intanto la maggior parte non aveva eseguito una spirometria. E abbiamo già visto che la spirometria ha e mantiene la sua importanza, è fondamentale per raggiungere quella famosa O che ci diceva il professor Micheletto, atteso che per parlare di cronicità ci basiamo su dati clinici, riconosciamo l'espettorazione per 3 mesi di seguito, per 2 anni di seguito, ma non basta per definire una bronchite cronica come ostruttiva. Ebbene, l'esame appunto di queste cartelle mi ha fatto vedere come spesso venisse classificata come quarta o quinta causa quello che in realtà era una bronchite acuta che era occorsa durante il ricovero, se non per un evento anamnestico che poi era stato trascritto nella dimissione. Quindi i dati dei singoli paesi si attestano sul 6%, il progetto latinoamericano, che pure ha una forbice notevole per la particolare variabilità della raccolta dati in tali paesi, oscilla dal 7,8% di Mexico City, Città del Messico, al 19,7% di Montevideo. Quindi vediamo come molto importante sia la metodica di raccolta dei dati, perché e quando andiamo a vedere invece un progetto coinvolgente 29 nazioni, che è questo progetto Barden, vediamo che abbiamo un 10,1% della popolazione mondiale. La percezione è questa: come vedete, il 44% dei pazienti non ha mai sentito parlare di BPCO, il 40% la ritiene sullo stesso identico livello delle malattie rare, e la durata è inferiore a un anno nel 32%, proprio perché evidentemente manca
e manca da parte di tutti, noi compresi, perché noi non è che siamo né fustigatori né altro, ma noi medici dobbiamo a nostra volta evidentemente prendere atto di questo dato e procedere a un'azione informativa e formativa per quanto riguarda la loro gestione della loro malattia, i pazienti che ne sono affetti. Il 61% pensa che possa condurre a disabilità, quindi 6 pazienti su 100, vuol dire che 4 ritengono che l'evento si conclude senza esiti. Questi sono dati di Alsace, come sapete è una raccolta, un totalizzatore di quelli che sono i database dei medici di medicina generale organizzato dalla Società Scientifica della Medicina Generale. Vediamo come la progressione, qui forse si vede un po' male nella diapositiva, sia una progressione che nel corso degli anni è andata migliorando, ma deve trovare una implementazione maggiore. Vediamo come si passi appunto nel giro di 3 anni da un 67 a un 70% per quanto riguarda la rilevazione BPCO nei maschi, da un 60 a un 67 per le femmine. Il dato aggregato parla di un miglioramento diagnostico del 5%. Quindi il progresso c'è, è in marcia, mi mancano dati ancora più recenti, ma c'è da auspicare che tutto quanto questo sia, poi potremo ovviamente sentire anche in seguito nel corso di giornata che cosa chi si occupa specificamente di questo potrà raccontarci. Mi riferisco in particolare al dottor Marzio Uberti, che già è stato citato dal professor Micheletto come esperto e presente per nostra fortuna a questa riunione. Questo è un grafico che ci fa vedere l'utilizzo in percento delle sottoclassi farmacologiche non considerate appropriate. Vediamo che questo quadro variamente rappresentato ci fa capire come il momento di una review in materia sia un momento importante. Momento importante che colpisce la medicina generale per una cosa peculiare, diversa da altri tipi di discipline. Se ci pensiamo, noi siamo dei professionisti che lavorano in senso longitudinale anche per decenni, poi a un certo punto andiamo in pensione. Quando andiamo in pensione è tutto un patrimonio di anamnesi, esame obiettivo, terapie, formazione, eccetera, che abbiamo costruito e che è peculiare perché è diverso da quello che si può avere in un ambiente concentrato di diagnosi, cura e dimissione. Da noi la dimissione, e cioè gli ergastolani si direbbe fine pena mai, ed è un dato negativo. Noi per il paziente diciamo fine management mai, cioè non esiste il momento in cui lo dimettiamo e finisce. Noi semplicemente lo riaffidiamo alle sue attività quotidiane, che peraltro faceva anche durante la nostra gestione, semplicemente avendo in quel momento affrontato un problema. Ebbene, nel momento in cui andiamo in pensione, questo patrimonio per forza di cosa si interrompe. Nel migliore dei casi abbiamo qualcuno che successivamente verrà a lavorare in quello studio, che avrà, se ci siamo comportati bene, se abbiamo registrato i dati, se c'è stato un affiancamento, potrà inscrivere la sua esperienza che nasce in quel momento, in quello che è il contesto di questo fiume che è partito da molto molto lontano, e come se fossimo in quel momento a Ponte Lago Scuro sul Po che è nato alle pendici del Monviso. E questo non è impossibile, però indubbiamente è difficile, non sempre si verifica, per cui chi è subentrato noi può trovarsi a un certo punto a dover gestire subito una patologia senza aver avuto modo di essere lui stesso a costruire un minimo di anamnesi e di esempio obiettivo, perché la realtà è questa ed è inutile che ce la nascondiamo. La nota 99 provvidenzialmente ci è venuta incontro, come avete visto, dando una moratoria per quello che è la gestione di queste terapie, che altrimenti avrebbe dovuto trovare, da un punto di vista puramente, astrattamente corretto, uno stop e un riesame. Ma tutto quanto questo non sarebbe né giusto né tantomeno etico o legale, e quindi abbiamo modo di poter proseguire. Però ecco, questa è una difficoltà peculiare che non hanno altri professionisti. Poi vediamo che questo decreto della Presidenza del Consiglio del 17 ha introdotto dei nuovi livelli di assistenza, e quindi ha incluso con la nota, con il codice 057, anche la BPCO come diciamo esenzione, graduandola in queste 3 categorie di moderato, grave e molto grave. Dopodiché chiaramente arriva il momento in cui il medico deve valutare anche a posteriori il proprio database, e quindi andare a vedere pazienti non diagnosticati che hanno le
un'età maggiore uguale a 40 anni senza la prescrizione di storia clinica, nella loro storia clinica senza prescrizione di spirometria, indubbiamente va a doverci porre giustamente determinati interrogativi. Le diagnosi ereditate ne abbiamo già parlato, ricordiamo, la conosciamo tutti, quindi un attimo solo quelle che sono le caratteristiche della BPCA, quindi vediamo che per come essa stessa è definita, questa ci porta a rendere indispensabile il momento spirometrico come momento di diagnosi, da non confondersi come momento che poi porti, chiaramente, siccome prevede una stratificazione su cui adesso non ci andiamo a soffermare, perché altrimenti veramente andremo oltre quelli che sono gli intendimenti di questa presentazione, però sappiamo che esiste una stratificazione. Bene, la stratificazione spirometrica non corrisponde a una stratificazione di trattamento per ciò che abbiamo visto prima. Dobbiamo coniugare col quadro clinico, dobbiamo coniugare con la frequenza di riacutizzazione, dobbiamo coniugare con il vissuto soggettivo del paziente, che si può ottenere attraverso determinati score. Questa è la nota AIFA che abbiamo già visto, per cui risparmiamo un po' di tempo in questo per andare a sottolineare il fatto che la diagnosi spirometrica è chiaramente espresso che debba essere presente. Il medico, abbiamo visto che ha diverse opzioni di gestire, il medico di medicina generale si riappropria in questo modo di una sua competenza clinica, una competenza clinica certamente di primo livello, perché non è intendimento di nessuno andare a sopprimere, ci mancherebbe altro, le categorie degli specialisti, andare a pretendere di fare tra le tante cose un gabinetto spirometrico che a 360 gradi possa esaurire tutto ciò che questo può darci. Si tratta però di vedere nelle competenze, l'abbiamo visto soprattutto per quanto può emergere dai database, andare a intercettare in certi casi proattivamente quelle popolazioni a rischio che magari sono ancora compensate, perché sono popolazioni a rischio in cui con un'adeguata azione formativa e con un adeguato management si possono prevenire dei danni futuri. Questi spirometricamente si vedono. Una spirometria di primo livello non è un elettrocardiogramma, non è un esame passivo, prevede impegno, prevede formazione, prevede tempo. Un medico singolo in tutto quanto questo credo che avrebbe un po' di problemi, considerato che la prevalenza è notevole dei pazienti, ma non in un insieme di colleghi che condividono magari una struttura fisica dove tutto quanto questo può essere realizzato, può essere realizzato secondo un'organizzazione interna che certamente sarebbe proficuo fare. E questi sono soltanto dati che abbiamo visti prima riguardo a questo cutoff del 50% di FEV1 che serve per dare un indirizzo preferenziale all'ambiente specialistico se è inferiore a tale livello, una possibilità per la medicina di famiglia invece di intervenire, come anche, non soltanto sul sommesso, ma anche sulle terapie in corso. Poi nulla vieta in nessun caso, innanzitutto se il dato spirometrico ci fa vedere un sospetto ad esempio di restrizione, perché noi parliamo per andare a cercare una BPCA, poi troviamo magari il sospetto di restrizione. Sappiamo che questo non è esauribile in una spirometria di primo livello, abbiamo però in modo epicritico la possibilità di mandarlo con una piccola relazione allo specialista che può sottoporla ad esami di secondo livello. Per quanto riguarda quello che possiamo fare, possiamo per carità sicuramente revisionare la terapia alla luce del fatto di poter prescrivere direttamente la sedazione LABA/LAMA. Possiamo anche procedere ad un downgrading di patologie che acriticamente venivano trattate in un certo modo, possiamo indirizzarci sull'ABA, possiamo indirizzarci sull'AMA, possiamo anche indirizzarci sull'uso combinato di queste due a seconda di come il paziente. Noi abbiamo questa grande possibilità di dare direttamente un appuntamento successivo. Questa è un'arma della risorsa tempo che manca in ambienti ospedalieri, non certo per cattiva volontà, ma per afflusso di persone e per difficoltà di prenotazione e di organizzazione che dipendono dall'attuale sistema delle prenotazioni stesse. Noi tutto quanto questo possiamo in qualche modo superarlo. Di questo abbiamo già parlato. Come inquadrare quindi il paziente nel nostro setting? Lo possiamo inquadrare attraverso la conoscenza che di esso abbiamo, la presenza e gravità delle alterazioni spirometriche, se l'abbiamo effettuato noi stessi l'esame, oppure se abbiamo inviato, non avendo
questa possibilità, a farlo vedere la natura, l'impatto sulla sintomatologia. Questo paziente spesso lo incontriamo anche, lo incontriamo nel quartiere, lo incontriamo in sala d'attesa, lo incontriamo quando viene magari anche per un altro motivo, perché parliamo di una persona, non parliamo di una patologia che veste giacca e cravatta, parliamo di un abito multiforme di cui noi cogliamo di volta in volta l'aspetto più saliente. Parliamo di riacutizzazioni, un problema molto importante, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista della evolutività della patologia, perché ogni riacutizzazione c'è una piccola parte di parenchima che non funzionerà più. Parliamo di costi. La presenza delle comorbidità, campo squisitamente della medicina generale, proprio perché contestualizzano vari aspetti. Abbiamo parlato della spirometria, abbiamo il CAT e la MRC che sono somministrabili volendo anche a distanza, in questo mi riconnetto a quello che può essere la vicariazione di determinati aspetti anamnestici e di riferita sintomatologia che ci sono stati molto utili durante il periodo Covid. Adesso certamente nulla è come la visita in presenza, però dobbiamo tenere presente che a livello organizzativo qualcosa abbiamo imparato a fare. Le riacutizzazioni e le comorbidità, quindi questo ci consente una stratificazione più esatta. Questi sono, giusto per accennarli, le stratificazioni dell'esame spirometrico che ci dà ci danno le linee guida d'ordine in cui possiamo vedere come attualmente viene considerato il livello di gravità. Resta però un dato spirometrico, chiaramente va implementato. Ecco, qui c'è una considerazione che riguardava la mentalità che per certi versi ci dobbiamo formare. La mentalità è quella lì che il discorso del cuore è una cosa importante, polmone viene in secondo piano, lo dobbiamo abbandonare. Qual è la cartina di tornasole? Semplicemente andare a vedere la forbice che esiste tra gli esami elettrocardiografici, che uno all'anno non si nega a nessuno. L'esame spirometrico invece resta una cosa eccezionale, che tutto sommato è un completamento che potremmo anche evitare da fare. E qui vediamo come invece questa sorta di, potremmo dire, una volta in matematica si diceva la proporzione, il prodotto dei medi uguale al prodotto degli estremi. Vediamo qui come giustamente viene sottolineato, come la spirometria sta alla dispnea, come l'elettrocardiogramma sta al dolore toracico. E questo sicuramente è qualcosa che dobbiamo trasmettere. Il CAT e l'MRC riguardano aspetti di sintomatologia e sono questionari, score che il paziente può assolutamente, anzi è molto importante quanto l'esame spirometrico, che vengano a essere somministrati, perché ci danno un quadro aggiornato della realtà, una visione integrata del tutto. Dopodiché chiaramente anche in momenti non pandemici, sempre parlando dal punto di vista organizzativo, perché nella medicina generale clinica recupero del dato clinico, non della burocrazia, perché queste nuove note non sono burocrazia in più, sono restituzione di un certo ruolo clinico. La burocrazia in più che abbiamo avuto, che abbiamo sopportato, va in qualche modo alleggerita e va rimossa. Quella di queste ultime note, oggi ci stiamo soffermando sulla BPCO, ma ce ne sono anche altre, sono invece il recupero di un ruolo clinico che non va sottaciuto. Infine, per quanto riguarda la gestione della BPCO stabile, è stato fatto vedere prima, sappiamo che alla fine approdiamo in questa sorta di cubo di Kubrick molto molto semplificato, e vediamo che alla fine, per quanto riguarda l'indirizzo terapeutico, è lì che dobbiamo andare. Questo è il campo della medicina generale ha oggi nel suo target, in quanto è soltanto dalla correlazione di tutti quanti questi dati che possiamo fare poi la nostra scelta terapeutica, non basandoci acriticamente su un dato strumentale. Del resto non dico nulla di nuovo, perché chi di noi darebbe una terapia cardiologica soltanto sulla base della risultanza di un elettrocardiogramma? Ma l'elettrocardiogramma lo facciamo, ecco, facciamo o facciamo fare la spirometria, e probabilmente queste percentuali che abbiamo visto prima aumentano. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato nei tempi. No, ha detto, non solo è stato nei tempi, ha detto cose molto molto importanti, io la ringrazio molto. Per esempio il recupero del ruolo clinico è un'affermazione per la medicina generale importante, precisa, e anche di un impegno veramente che può aiutare moltissimo il servizio sanitario nazionale. Le chiedo solo due cose molto brevi. La prima è se in Lazio gli spirometri vengono dati alla regione o ve li siete acquistati voi.
No, al momento gli spirometri vengono forniti dai medici, cioè i medici se li acquistano attraverso chi è diciamo interessato lo fa. Ci sono dei progetti nazionali, in questi anni si sono svolti questi progetti nazionali formativi, hanno previsto delle fasi di training su scala nazionale, quindi ci sono stati anche eventi nel Lazio che hanno previsto ad opera di un panel di esperti sia una fase formativa dei medici che fossero interessati a tutto quanto questo e sia la distribuzione in comodato d'uso per un periodo semestrale di questi spirometri, quindi anche alcuni medici del Lazio li hanno avuto e che erano stati invitati a eseguire degli esami spirometrici che venivano valutati nel corso di questi sei mesi da tutor che alla fine ne davano un giudizio conclusivo. Quindi ci sono questi progetti, sono in corso da alcuni anni a livello nazionale, se ne è interessata Metis di Finge, e tutto quanto questo è un qualcosa, diciamo, un progetto pilota che noi vediamo favorevolmente per quello che è il momento appunto formativo che questa metodica deve fornire, perché è vero che ci vuole un certo numero di spirometrie, è vero che è un esame attivo che impegna, però è anche vero che per i risultati che ci dà e per il grado di valutazione integrata è assolutamente, a mio avviso, imprescindibile e importante. La seconda domanda è se la Casa di Comunità non potrebbe rappresentare un luogo. Voi state discutendo sulla vostra presenza in quanto deve essere percentualmente in rapporto orario, siete il luogo dove munite di piattaforme in telemedicina, quindi teleconsulto, è più facile collegarsi con lo specialista anche sul tema della BPCO. Ma il collegamento con lo specialista è un collegamento fondamentale, e quindi avere lo specialista quando è necessario, quando necessario, perché io devo anche pensare che, come dicevo prima, possa vedere che c'è un sospetto di restrizione e quindi abbia bisogno di metodiche e di strumentazioni che non sono assolutamente pensabili in un ambiente ristretto, però devo anche dire che anche qui, come in tutte le cose, bisognerà vedere nello specifico come questo aspetto del PNRR verrà valutato a livello proprio regionale, perché ci sono ambienti con caratteristiche orogeografiche diverse, quindi la casa della comunità, se la vediamo come luogo di integrazione, di confronto, di progettualità, di formazione, può avere un suo significato. Attenzione però a non creare un nuovo centralismo laddove la medicina del territorio e tutta la enfatizzazione che c'è sulla medicina del territorio nasce dal fatto di aver visto come una visione in qualche modo centrica su alcune strutture si sia dimostrata inadeguata ai bisogni della popolazione. Quindi bene quello che è collaborazione, integrazione, formazione. Qualche dubbio e qualcosa di più di qualche dubbio qualora ciò venisse attuato a livello sostitutivo di alcune anche tecniche, spirometria e non oltre, perché avremmo creato un nuovo centro e dobbiamo anche pensare che in fondo queste persone in parte provengono da uno screening, ma in parte probabilmente hanno una patologia grave dell'apparato respiratorio, quindi si debbano tanto spostare, non è magari così auspicabile. Grazie dottor Buono, grazie. Grazie a lei. Allora, dottor Colasuono, cosa sta succedendo in Regione Puglia per quanto riguarda la presa in carico dopo la nota 99 dei pazienti con BPCO? Come vi state comportando come regione? Quali sono i progetti che avete in futuro? E grazie per essere tornato a Motore Sanità. A lei, dottor Colasuono, prego. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Perfettamente. Quindi sempre un ringraziamento per questa possibilità che Motore Sanità, e lei, dottore, sempre attento alle problematiche sanitarie, quindi passiamo sempre da tutte le varie, dall'oncologia alla diabetologia, alla presa in carico soprattutto di questi pazienti. Oggi quindi parliamo di Nota 99, quindi grazie a Motore Sanità, grazie a questa possibilità, che ci dà la possibilità non soltanto oggi, ci siano, quindi ho ascoltato, anche se ero fuori video, ho ascoltato benissimo il dottor Micheletto, altro importante, e quindi è che Motore Sanità sta mettendo in campo quindi vari confronti fra noi stakeholder della sanità, quindi passando dallo specialista
al farmacista, anche molte volte all'associazione dei pazienti e soprattutto anche alle problematiche, le chiamo problematiche a livello regionale. Quindi grazie per l'invito. La corretta diagnosi, quindi posso condividere lo schermo così, ma anche se saranno troppo veloce, quindi metto un attimo lo schermo. Lo vedete lo schermo? Sì. Ok. Questo. Non vediamo le slide però. Ho visto. Erano nascoste. Benissimo. Ecco, adesso allora, sì. Se vuole metterle tutto spento. Carico. Quindi questa diciamo chiamiamo novità da parte dell'AIFA, quindi partiti con la nota 97, oggi abbiamo la nota 99, poi verrà, quindi in questi mesi, la nota 100, quindi nota 99 con la presa in carico del paziente, non soltanto dallo specialista, abbiamo ascoltato i relatori precedenti, quindi non soltanto da parte specialista, ma anche da parte del medico di medicina generale, quindi importante la possibilità da parte del paziente quindi recarsi come prima battuta al medico di medicina generale, quindi prima diagnosi con l'associazione, poi passare alla triplice, come ho visto, con la parte quindi dello specialista esperto nella diagnosi e prescrizione di questi nuovi farmaci per la BPCO. Quindi la corretta diagnosi e un appropriato trattamento sono la base di un miglior decorso clinico di questa patologia e si associano soprattutto ad un miglioramento della qualità di vita del paziente. Il livello di diagnosi e di presa in carico, quindi appropriato, deve essere implementato attraverso una maggiore interazione tra i vari referenti di questa catena assistenziale, con l'utilizzo quindi di queste nuove tecnologie, quindi parliamo di nuovi farmaci, nuovi device, con la telemedicina, l'informatizzazione soprattutto, e una maggior diffusione quindi degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo quindi da parte del PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti, ma soprattutto per i malati, con una organizzazione dei servizi omogenei per gli stessi. Quindi si deve puntare sulla deospedalizzazione e quindi di conseguenza una integrazione, puntando quindi sulle reti cliniche e sui percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e coinvolgendo soprattutto, quindi abbiamo detto, gli specialisti in medicina generale, non da meno anche i farmacisti, per un maggior monitoraggio sulla protezza prescrittiva. Le patologie croniche, quindi abbiamo detto come la BPCO, si potranno governare principalmente, quindi si sta spostando verso il territorio e quindi un cambiamento che porterà questo PNRR. Sono tante delle diapositive, ma le scorrerò velocemente, alcune anche le salterò, per dare un'idea ancora come utilizzare al meglio il farmaco per quanto riguarda la BPCO. Quindi abbiamo visto che una sfida soprattutto per le autorità regolatorie del farmaco trova da affrontare e garantire ai pazienti un rapido ai nuovi farmaci, però contestualmente quindi l'utilizzo di questi nuovi farmaci, ma contestualmente garantire la sostenibilità e la governance del sistema sanitario. La politica è fatta di fattori non buoni, fattori però che bisogna osservarli, quindi perché bisogna trovare delle risorse, perché soprattutto l'abbiamo visto, e quindi grazie a questi nuovi farmaci, questi farmaci innovativi, farmaci introduzione in commercio di questi nuovi farmaci, hanno bisogno però di risorse.
E quindi lo diceva Mattarella nel discorso finale del, diciamo, del 31 dicembre, della fine anno del 31 dicembre 2018, piace metterla questa diapositiva, quindi ai 40 anni del sistema sanitario nazionale, dice la sfida continua, è stato un grande motore di giustizia il sistema sanitario nazionale, un bando di questo, cioè, sistema Italia, però che ha consentito di aumentare le aspettative, l'ho visto, aumenta l'asticella, dai 60 arriviamo a 80, 90 anni di aspettativa di vita per gli italiani, ai più alti livelli a livello mondiale. Però non mancano dei difetti, disparità da colmare. E quindi, ma anche, abbiamo detto in precedenza, l'informatica, ma si tratta di un patrimonio da preservare e da potenziare. Quindi abbiamo visto che questa nota 99 ha bisogno di approfondimenti dal punto di vista informatico. Bisogna rispettare, vado velocemente, i tetti di spesa partiti dal 89% nel 2017-196 per passare con la previsione, diciamo, con l'Agi di stabilità 2022. Finalmente abbiamo un maggior respiro per l'utilizzo, quindi per il sistema sanitario, e quindi abbiamo l'8% in merito agli acquisti diretti e il 7% per la convenzione. Però vado velocemente, scorro con il rapporto dell'uso dei farmaci per quanto riguarda il periodo Covid, vediamo che ci sono state alcune patologie che sono andate anche sopra la media rispetto al pre-Covid, post-Covid, ma vediamo quindi come gli anticoagulanti, vedete, consumi nel periodo post-Covid rispetto al pre-Covid, come gli anticoagulanti, gli antipsicotici, gli antidiabetici, gli antiaggreganti piastrinici. Ma comunque vediamo che alcuni registrano una riduzione dei consumi, quindi pazienti che sicuramente, quindi questa riduzione dei consumi ci porta a capire che sono stati utilizzati meno, quindi il paziente o non si è voluto quindi curare o paura del Covid ha portato a non curarsi in merito alla BPCO. E vedete anche per farmaci per l'osteoporosi, vedete che la BPCO pre-Covid, media pre-Covid, abbiamo abbiamo 16,79 contro, vedete, il post-Covid 13,91, quindi abbiamo un delta assoluto pre-post-Covid di meno 2,88%. I farmaci anche nella popolazione anziana, vedete, prevale progressivamente l'aumentare dell'età, vedete, sia negli uomini che nelle donne, vedete che aumenta la possibilità di la diagnosi, quindi aumenta la diagnosi per BCO, quindi il consumo dei farmaci oggi si chiama nota 99. Le patologie spettatorie, vediamo che nel mondo abbiamo 328 milioni, lo dice il rapporto Osmed 2020, 328 milioni di persone sono affette da BPCO e rappresenta, non è un numero da non tenere in considerazione, abbiamo il 6% di tutte le cause di morte per la BPCO. Quindi abbiamo, vedete che c'è un costo medio di 1,50, man mano dal 2014 1,31 a 1,50, e il merito invece per il costo medio per la terapia è passato da 34,7 nel 2014 a 33,1. La Puglia, faccio accenno alla Puglia, che vedete che ancora oggi è su questo che grazie a Motore Sanità, che dà la possibilità a noi rappresentanti regionali di ricordare agli specialisti e ricordare a tutti che la Regione Puglia, come media a livello nazionale, vedete, la Puglia è da monitorare, e quindi abbiamo la prescrizione di farmaci più quantità e anche con farmaci costosi. Cendo velocemente come è partita la nota 99. La nota 99 è partita dal 12 agosto 2021 con la determina, vedete, 965 da parte di AIFA. Finalmente vediamo questa novità, quindi la prescrizione a carico del sistema sanitario nazionale per la terapia sia di mantenimento con l'AMA e AECS, ma soprattutto anche alle associazioni precostituite, che vediamo nell'oggetto della determina AIFA in pazienti per la BPCO. Vedete,
come dall'agosto 2021 al 2022, e man mano vedremo che sicuramente anche forse in questo mese avverrà un nuovo aggiornamento, vedete quanti aggiornamenti sono avvenuti in merito alla prescrizione a carico della sanità nazionale per con questi farmaci nei pazienti con BPCO. Abbiamo agosto 2021 la 965, la 1025 del 6 settembre 2021, la 02 del 10 gennaio 2022, la 31 del 28 gennaio 2022, la 92 del 15 febbraio, aggiornamento, vedete ancora, sui farmaci Nota 99. Nota 99 che qua non mi soffermo perché è stato brillantemente esposto dai relatori che mi hanno preceduto, quindi quali sono i farmaci che rientrano nella Nota 99, quali sono i farmaci che il medico di medicina generale potrà affrontare, quindi tramite, abbiamo visto, la spirometria, quindi affrontare come prima prescrizione, per poi passare alla triplice, obbligatoriamente prevista la prescrizione dagli specialisti. Questa è la scheda di valutazione e prescrizione dei farmaci per la Nota 99, i farmaci Nota 99, ecco qua, qua abbiamo ancora, e su questo mi soffermo qualche secondo in più, vediamo che ancora abbiamo dei problemi, ma non problemi dovuti alla diagnosi, quindi qua una parola a favore dello specialista che, o del medico generale, che ancora problemi mi richiamano a livello regionale, che non si è ancora allineato il sistema TS con il nostro sistema informatico, che il nostro sistema informatico io lo difendo. È un sistema informativo che è visto ad occhi, da parte anche di altre regioni, però quindi stiamo trovando qualche problema, il sistema TS sta trovando qualche problema per allineare gli specialisti, perché e quindi è il messaggio che do ai specialisti con la Nota 97, ma lo avremo anche forse con la Nota 99, gli specialisti molte volte si trovano registrati come medico specialista ospedaliero, ma sicuramente oggi svolgendo la sua opera, il suo lavoro come servizio territoriale. Quindi il sistema TS non lo riconosce, quindi la prescrizione, vedete, è questa qua. Il medico specialista predispone il piano terapeutico utilizzando le funzionalità tramite sistema EDOP. Il sistema EDOP, vedete, valida il PT e lo invia al sistema TS. L'ho schematizzato in queste poche righe. E il sistema TS poi valida il piano terapeutico, il sistema che è un sistema, devo dire, nazionale, e se il PT risulta valido, quindi è tutto a posto, specialista è predisposto come specialista ospedaliero o come specialista territoriale, restituisce al sistema EDOP l'identificativo univoco, quindi quel numeretto che è il numeretto che va a identificare quella prescrizione a quel paziente. Il medico specialista quindi utilizza questo numero identificativo unico del piano terapeutico per poi arrivare alla prescrizione dematerializzata. Per il medico di medicina generale non ci sono problemi, per la duplice la prescrizione dematerializzata con associato va subito identificativo del piano terapeutico ottenuto dal sistema TS e lo rinvia al sistema TS tranquillamente. Quindi noi con il PNRR abbiamo il nostro assessore alla sanità, che ho detto porto anche i saluti da parte dell'assessore Rocco Panese, da parte del direttore del nostro dipartimento, il dottor Vito Montanaro, al nostro responsabile dirigente, il dottor Paolo Stella. Stiamo mettendo in campo, lo vedete, 650 milioni di euro per una sanità più vicina quindi al territorio. Quindi ho accennato, quindi sta passando dalla ospedalicentro, quindi verso il paziente, verso il territorio. Quindi la presa in carico in toto tramite vari sistemi, tramite PDTA o tramite altri sistemi, quindi una presa in carico nel territorio. Abbiamo un sistema, EDOTTO, che è una Ferrari che ogni semestre sta portando dei frutti su tutto e si sta implementando da solo molte volte, perché poi man mano che il sistema va avanti si riesce a capire cosa può anche fare ancora questo sistema.
quindi il tipo di mettere insieme, quindi mettere insieme i vari sistemi, quelli nazionali con quelli regionali. Quindi, e anche con questo noi abbiamo, con EDOTTO abbiamo gli strumenti sia per un monitoraggio della potenza prescrittiva, il contenimento della stessa farmaceutica per la convenzionata, ma anche per gli acquisti diretti. Le ultime due DGR sia per la convenzionata, quindi un contenimento della spesa per la convenzionata, abbiamo visto che la 132 del febbraio 2022, la 314 di marzo è relativa quindi al contenimento per l'acquisto dei farmaci diretto. Ho finito, sempre il mio amico Stephen Hawking dice: intelligence is the ability to adapt to change, quindi l'intelligenza è l'abilità ad adattarsi ad un cambiamento, e noi tutti, quindi motore sanità, gli specialisti, i nostri sistemi informatici, tutti, con anche le associazioni dei medici, noi a livello regionale stiamo cercando di adattarci a questo cambiamento. E quindi dice: ricordatevi di guardare le stelle e non i vostri piedi, per quanto difficile possa essere la vita, come in questo periodo c'è sempre qualcosa che è possibile fare e in cui si può riuscire. Grazie. Grazie dottor Colasuono per aver anche, come dire, ben enunciato quello che state facendo in Regione Puglia, anche per la presa in carico dei pazienti con la BPCO, e aver chiarito anche alcuni passaggi per quanto riguarda la prescrizione dei farmaci secondo la nota 99. E io adesso chiedo a Marco Uberti quindi di venire qui al tavolo e di dirci, sia come referente dell'area tecnologica della Simge a livello nazionale, sia come medico di medicina generale che opera in Regione Piemonte, cosa succede sia a livello nazionale, che l'esperienza da te fatta in Piemonte, e c'è anche un'esperienza in Liguria che insomma, è importante in questo senso. Certo, prego. Grazie dell'invito. Intanto direi che di stimoli ne sono già arrivati tanti, e quindi quello che farò io, se posso avere le diapositive, quello che farò io non è fare una relazione formale, ma dare una serie di spunti di riflessione. La prima riflessione è una valutazione da parte mia, ma della medicina generale, di cos'è la nota 99. Allora, la nota 99 ha sicuramente degli aspetti positivi e ha degli aspetti, secondo me, critici. Come tutte le innovazioni, insomma, si tratta di tararle, di metterla a punto. Dal punto di vista degli aspetti positivi, la prima considerazione è che sicuramente chiarisce molto meglio di prima il percorso della diagnosi, o meglio, le linee guida l'hanno già sempre chiarita. In questo momento la nota ci costringe a essere operativi in questo senso, a mettere in atto delle procedure corrette. Sia rispetto alle diagnosi mancate, che se ne è parlato molto, sia rispetto alle diagnosi sbagliate e sia rispetto alla sottodiagnosi. E vorrei dire qualcosa rispetto a tutti e tre questi aspetti. Diagnosi mancate, se ne è parlato a lungo, io non credo che la nota 99 ci aiuti a recuperare delle diagnosi mancate, perché le diagnosi mancate le recuperiamo se facciamo tante spirometrie. La nota 99 ci dice che dobbiamo farle a chi abbiamo già diagnosticato. Quindi questa è una considerazione secondo me importante. Quello che invece può essere utile considerare è il fatto che se la nota 99 ci costringe, ci induce, ci voglia, ci consente, usate il termine che volete, di imparare noi a fare le spirometrie, e questo utilizzare noi lo spirometro ci consente davvero a questo punto di intercettare molti più pazienti. E tutti i progetti che ho visto, e magari anche se dirò due parole sul nostro, vanno in questo senso. Quindi questo è il modo in cui la nota 99 ci consentirà di intercettare più pazienti. Secondo, le diagnosi sbagliate. Ne ha parlato Francesco Buono, ha presentato tutta una serie di dati. Io credo che questa sia una criticità. Noi abbiamo nei nostri database una enorme quantità di pazienti diagnosticati, cioè con diagnosi di BPCO, ma non diagnosticati correttamente. Così commentavo prima con Salvatore D'Antonio che basta che un nostro paziente 75 anni finisca in pronto soccorso, dia un colpo di tosse, arriva a casa con una diagnosi di PBCO e con una prescrizione di farmaci R03, senza per questo che sia stata fatta una corretta diagnosi. Allora, intercettare questi pazienti, controllarli e ridefinirli è indispensabile. La terza cosa è il sottotrattamento. Francesco Buono ci ha presentato delle diapositive di Roberto Dal Negro. Io ricordo dei dati sempre su quella pubblicazione, La salute del respiro, di Roberto Dal Negro, di 15 anni fa, 18 anni fa,
in cui facevano considerazione su pazienti trattati ma trattati male, ed era una percentuale enorme. E la considerazione conclusiva che io condivido è che un paziente, la spesa dei farmaci per un paziente trattato male è una spesa sprecata, inutile, perché sono farmaci usati inutilmente che non inducono i benefici che vogliamo ottenere dal trattamento di questi pazienti. Io non posso trattare in modo di traballare un paziente e aspettarmi che non abbia riabilitazione, quindi io quella spesa la spreco. E questa è la considerazione sui percorsi diagnostici. Il secondo vantaggio del 99 è che ci consente di usare volevo restare ancora su quella precedente, ci consente di prescrivere l'associazione La Balama. Chiarisce che i medici formati possono interpretare e refrattare spirometrie. Questo, guardate, che è un dato fondamentale, perché c'era molta perplessità su questo aspetto. Io ho sempre sostenuto che un medico abilitato sia in grado, se formato, sia in grado di refrattarle. Ma c'erano molte contestazioni, soprattutto dalla parte della medicina specialistica in questo senso. Allora, questo ce lo consente. Ovviamente c'è quella frase, medici formati, che è fondamentale. Non parlo dell'effettuazione, perché l'effettuazione la fanno i tecnici di laboratorio, quindi non è necessariamente una prescrizione di tipo strettamente medico, ma con la situazione attuale sicuramente la medicina generale per il momento farà in prima persona le spirometrie nella stragrande maggioranza dei casi, cioè la quantità di personale infermieristico a disposizione per fare spirometrie e formate per fare spirometrie sicuramente non è ancora sufficiente, quindi al momento ci stiamo formando noi non solo sull'interpretazione ma anche sull'effettuazione della manovra con flusso volume. L'ultimo punto favorevole che vedo positivo nella 99 è che dovrebbe chiarire, sia pure in modo discutibile, io lo rivedrei, ci devono portare delle correzioni, ma chiarisce chi fa cosa nella presa in carico. E questo è un altro elemento assolutamente fondamentale. Vedo però anche delle perplessità sulla 99. Intanto la 99 ha scelto di riferirsi tra tutte le linee guida alla GOLD, che tra l'altro non sono delle linee guida, sono delle raccomandazioni, ma comunque sono una delle, chiamiamole, linee guida, non è l'unica. Però poi la sposa solo in parte, perché quando poi si tratta di stadiare i pazienti si ferma la spirometria. Abbiamo visto, ne hanno parlato diversi interlocutori prima di me, tutto l'aspetto della stadiazione clinica, che nella nota 99 viene persa. E a questo punto, anche rispetto alla selezione dei pazienti da inviare allo specialista, si parla solo di 50% di FEV1. Allora, un paziente con 49 di FEV1 e con una situazione clinica ottimale, secondo me può tranquillamente essere gestito da un medico di famiglia. Un paziente che magari ha 55 ma che ha delle acutizzazioni continue è un paziente da specialista. Quindi io chiederei molta più elasticità su questi aspetti, perché mi sembrano davvero molto 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 rigidi, non rigorosi, rigidi, che rigorosi è un termine positivo, rigidi lo è un po' meno. Spirometria, i vincoli sull'effettuazione della spirometria. Non mi ci soffermo più di tanto, ma ne abbiamo già parlato tutti, ne avete già parlato, se ne avete già parlato prima, i tempi sono quelli che sono, il Covid li ha posticipati, si parla, sì è vero, ma ci sono 12 mesi, sì, ma i colleghi della Sicilia, per esempio, mi dicono che le prime spirometrie sono a 2 anni. E quindi questa è una criticità, ed è una criticità che di nuovo incentiva il fatto che noi effettuiamo nei nostri studi la spirometria. Un altro aspetto è che l'invio al secondo livello, secondo me, andrebbe chiarito. Cioè, cos'è un secondo livello corretto? Quale dotazioni, di quali dotazioni deve essere dotato il secondo livello? Dotazioni dotate, scusatemi il bisticcio di parole. Io credo che dovrebbe necessariamente avere la possibilità di fare una plethysmografia e una diffusione, perché diversamente non ci siamo, cioè non mi aggiunge nulla se non l'esperienza del collega specialista, ma io credo che anche dal punto di vista delle strutture fisiche, delle attrezzature, sia indispensabile chiarire questa cosa. L'ultimo aspetto è il discorso della triplice, che a noi non è consentita qualora in un unico erogatore, ma è consentita in erogatori separati. Allora spiegatemi qual è il senso di questa cosa.
A me viene da pensare che più che un senso clinico sia un senso limitativo per evitare una espansione importante della prescrizione della triplice inoculatoria. Ma allora diciamocelo pure chiaramente, cioè può anche essere accettato, eh? Non sto dicendo che debba essere per forza rigettato, ma siamo chiari, non trasformiamo in aspetto clinico l'aspetto che clinico non è. E questo è un pochino quanto avevo da dire. Ah, ancora una cosa, è già stato detto, l'ha detto Claudio Micheletto, ci sono dei pazienti che sono in grado di usare gli erogatori ma non sono in grado di effettuare la spermatea, non saranno tanti ma ci sono, quindi anche di questi bisogna tenere conto. No, sto andando... Ok, vabbè, questo l'abbiamo già detto. Un'esperienza del Piemonte, ma ce n'è una analoga in Liguria. Noi abbiamo come scuola di formazione piemontese, che è espressione sia del sindacato che della società scientifica che oggi sto rappresentando, un percorso che prevede una medicina d'iniziativa, cioè un'intercettazione dei pazienti non ancora diagnosticata o una corretta diagnosi di quelli già diagnosticati. Prevede una formazione parallela di colleghi che effettueranno spirometria a questi pazienti, quindi alcuni colleghi vengono formati a effettuare la spirometria a questi pazienti, una supervisione, un tutoraggio da parte di medici di famiglia esperti e o specialisti dell'Università del Piemonte Orientale che valutano la qualità delle spirometrie e delle loro refertazioni dei colleghi in formazione, quindi il paziente ha comunque un referto che è stato validato da uno specialista o da un collega esperto e al termine del percorso darà una attestazione di competenza al medico di medicina generale spirometrista. La seconda parte del progetto che è in via che sta partendo, è un progetto di gestione integrata della BPCO. Noi abbiamo in Piemonte l'esperienza della gestione integrata del diabete, in cui con gli specialisti diabetologi si lavora a stretto contatto, ci sono definiti dei percorsi con dei canali, non dico preferenziali perché questo non è possibile, ma molto ben definiti. La stessa cosa stiamo cercando di costruirlo rispetto alla BPCO. Vi presento due diapositive velocemente estremamente interessanti. Queste sono diapositive di una tesi di, non si può chiamare specialità, di fine corso di formazione in medicina generale di una collega che ha finito 4 mesi fa e che ha fatto come tesi di conclusiva una intervista a un grosso numero di medici piemontesi sulla disponibilità a effettuare spirometrie. La grande maggioranza nel loro studio, quindi non si parla ancora di case di comunità perché questo è stato fatto ancora con le vecchie. La grande maggioranza dei colleghi si dicono disponibili a effettuarle con un'adeguata formazione, poi ve li guardate con calma i dati, insomma, tanto le diapositive restano, e questo in particolare nei medici giovani, nei medici di nuova formazione, che visto il ricambio che sta avvenendo in questo periodo è assolutamente fondamentale, e sia per un interesse verso l'argomento, sia proprio per facilitare la gestione di pazienti che tendenzialmente sono pazienti di età avanzata. Due parole sull'aderenza. Si è parlato di aderenza, si è parlato di quanto la nota 99 possa in qualche modo favorirla. Scusate. Allora, io credo che la nota 99 non aggiunga niente all'aderenza. Si è parlato di tecnologia che faciliti l'aderenza. Io credo che anche qui la tecnologia aiuti la gestione, ma non l'aderenza. Io credo che ci sia una criticità di fondo quando parliamo di aderenza. Vi faccio vedere questo lavoro che non riguarda la pneumologia, riguarda lo scompenso cardiaco. Quindi quello è il primo posto nell'elenco, è una patologia che sicuramente non può essere disconosciuta, perché uno scompensato ha delle limitazioni importanti. Allora, American Heart Association ha valutato che su 100 pazienti scompensati solo l'88% acquista i farmaci che vengono prescritti, solo il 76% inizia e solo il 47% li mantiene. Parliamo di scompenso cardiaco. Allora, sappiamo tutti che la BPCO è una malattia sottovalutata dai pazienti, che i farmaci inalatori sono farmaci di serie B per i pazienti e quindi questo non può avere una ricaduta a livello di aderenza.
Ma il problema dell'aderenza, secondo me, è che stiamo sbagliando quando facciamo delle valutazioni l'approccio. Il problema dell'aderenza non passa attraverso un controllo. Io ho visto anche presentare dei device con il contadosi che viene trasmesso attraverso il telefono alla centrale, in modo che la centrale lo trasmette allo specialista. Benissimo, ma non è quello che ci fa acquistare aderenza. Acquistare aderenza si fa attraverso una convinzione del paziente di essere presente nella patologia cronica, attraverso una condivisione dei percorsi, attraverso una modificazione, una variazione di quelle che è l'esperienza cognitiva, comportamentale e emotiva del paziente. Questo lo otteniamo solo attraverso la relazione con il paziente. Quindi, se vogliamo parlare di aderenza, non possiamo prescindere dalla relazione col paziente. Questo credo che sia indispensabile. Ultima cosa, ne avrei tante altre, ma mi fermo qua perché. Tranquillo. Molto interessante le cose che dici. Ultima cosa che si diceva: l'integrazione, e qualcuno ha detto l'integrazione deve coinvolgere tutti gli attori. No? Allora, EGRI, che è chiamiamole le linee guida di produzione delle linee guida, prevede che nella definizione delle linee guida ci siano tutti gli attori, compresi i rappresentanti dei pazienti. Questo è assolutamente indispensabile. Allora, io vi presento per concludere una diapositiva che ho costruito già 15 anni fa, l'ho presentato 15 anni fa, che è questa. Allora, il percorso attuale è la ricerca scientifica induce la produzione di linee guida, le linee guida inducono formazione, provocano formazione, la formazione viene implementata e fa sì che gli operatori facciano audit, e tutto questo ha una ricaduta sulla pratica clinica. Il problema è che bisogna definire una serie di cose, cioè secondo me è la pratica clinica che deve definire quali domande fare alla formazione. Non è l'università o il laboratorio di ricerca che se lo devono inventare in base ai propri desideri. Io capisco che i desideri siano importanti, ma è importante che sia la pratica clinica che individua i nodi cruciali da indagare con la ricerca. Produzione di linee guida. La pratica clinica deve dire con chi farle, quindi è indispensabile che nella produzione delle linee guida ci siano i pazienti, ci siano gli operatori del territorio, medici, personale infermieristico e così via. È indispensabile che quando si parla di formazione che deriva da queste linee guida si definiscano quali obiettivi si vogliono raggiungere e questi obiettivi li deve dare la pratica clinica. È fondamentale che quali indicatori siano utilizzati nell'audit vengano di nuovo individuati dalla pratica clinica. Cioè è fondamentale che la pratica clinica sia al centro di tutti questi percorsi, a mio parere, perché solo in questo modo riusciremo a migliorare sempre di più la nostra produzione di linee guida, di percorsi diagnostico-terapeutici e di conseguenza anche poi di elementi normativi della pratica clinica stessa. Grazie. Grazie Marzio, complimenti, perché come al solito la grande esperienza che hai acquisito ci pone sempre dati certi e problemi veri, insomma, quindi grazie del rapporto che stai dando sulla questione della pneumologia e della BPCO. Grazie. Allora, io chiedo a Salvatore Antonio, che so che non è così contento alla nota 99, se ben ricordo gli ultimi interventi fatti, che rappresenta i pazienti, gli dici qual è la sua visione invece per ciò che riguarda la nota 99. Salvatore, se ben ricordo, non eri così ultra favorevole. Però ho continuato ad invitarmi nonostante il mio atteggiamento. Io ringrazio innanzitutto. Il compito nostro è quello di far circolare le idee. Dunque, innanzitutto ringrazio dell'invito che appunto continuate a farmi. Ma soprattutto ringrazio Marzio perché ha voluto dare un po' una sterzata a questo clima estremamente benevolo verso questo aspetto. Solo la professoressa Pisanti inizialmente aveva espresso delle giuste criticità, delle giuste perplessità su questo aspetto. Vorrei innanzitutto sgombrare il campo da un equivoco, perché si è detto questa nota 99 ha degli aspetti positivi. L'aspetto positivo è che ci fa discutere, che ci pone in condizione di affrontare il problema, ma sgombriamo il campo. Noi come pneumologi, come associazione pazienti, ci stiamo battendo da anni per far emergere la sottodiagnosi e per far sì che vengano intercettati rapidamente i rapidi declinatori. Questo è lo scopo. E altro problema che abbiamo, accennava Marzio, è l'aderenza alla terapia.
Questo è il grosso problema che abbiamo. L'aderenza alla terapia, noi abbiamo che sono aderenti alla terapia il 30-50% dei pazienti e l'8%, quindi una quota significativa, non ritira neanche la prima prescrizione. Quindi questo è il problema che abbiamo. La nota 99 non se ne interessa di queste cose, non vuole intercettare i rapidi declinatori. La nota 99 ha solamente lo scopo di regolarizzare, di mettere ordine alla prescrizione farmaceutica. E scusate, siamo a Roma, c'è stato Andreotti, a Palazzo Armale si fa peccato, però ci si azzecca, per ridurre la spesa. Questo la vedo come nota 99. La nota 99 quindi ha solamente lo scopo di regolarizzare, tra virgolette, utilizzando un parametro. La professoressa Pisanti diceva giustamente: non ci si può riferire a un solo criterio, ma non solo. Della spirometria, la nota 99 prende un solo numero. Di tutta quella sfilza di dati che vengono fuori, la nota 99 prende solo un solo numero sbagliato, perché è un falso TIF-NO, perché il TIF-NO vero è il rapporto tra FEV1 e capacità vitale lenta. Questo invece prende il rapporto tra, all'americana, tra FEV1 e la capacità vitale forzata, quindi facendo degli errori, perché possono essere interpretati in questa maniera erroneamente i ristretti, la patologia restrittiva. Quindi questo è un problema. La nota 99 non fa nessun riferimento all'insieme della indagine sulla spirometria. Scusate questa piccola parentesi, parlo con cognizione di causa. Io sono pneumologo, ma sono specialista in fisiopatologia respiratoria e la mia tesi di specializzazione è stata sulle piccole vie aeree. Le piccole vie aeree sono le ultime dilatazioni sotto i 2 micron senza supporto cartilagineo, che sono le prime vie ad essere interessate dai danni polmonari. È lì che devi andare a intercettare i pazienti. Il professor, prima è stato citato Bartolomeo Celli, che diceva che appunto il professor Celli, che è un po' il riferimento mondiale della pneumologia, che faceva notare come noi abbiamo oggi a disposizione molti farmaci e molti device, e giustamente vanno usati, ma Bartolomeo Celli si sta battendo anche perché venga introdotto un nuovo concetto, che è quello della fase preclinica. Lui dice: come mai c'è accettata la fase preclinica del diabete e non è accettata la fase preclinica della BPCO? In questa fase la spirometria è normale. Il professor Tantucci ha fatto un lavoro che noi esibiamo sempre nei nostri convegni come un'icona, in cui lui dimostra come il peggior peggioramento, il più rapido peggioramento delle condizioni di danno respiratorio siano nelle primissime fasi di malattia, in cui la spirometria è normale. Quindi di cosa stiamo parlando? Non solo, ma il discorso che faceva Micheletto, l'amico Claudio Micheletto, di cui ho una grandissima stima, lui diceva: noi facciamo riferimento alle GOLD che prendono come riferimento la spirometria. È vero, ma dal 2017 le GOLD hanno affiancato a questo la sintomatologia. E questa non è un'altra storia, perché la prescrizione terapeutica si fa in base alla sintomatologia, ai criteri di ospedalizzazione, di riabilitazione. Quindi non si possono scindere le due cose. La prescrizione terapeutica si fa in base a queste cose. E non è vero che i medici di medicina generale hanno a disposizione ancora i mezzi, perché se non rispondi alle caratteristiche della nota 99, tu non sei autorizzato a prescrivere nessun farmaco. Quindi quello che si diceva nei primi quadranti della patologia respiratoria, in cui c'hai una sintomatologia ma non hai grossi danni respirometrici, inizi con un lama, questo non ti è consentito. I colleghi di medicina generale forse si sono entusiasmati sul fatto che per loro è permessa la prescrizione unica in associazione, ma in realtà è una vittoria di Pirro, perché in realtà non hanno a disposizione nessun mezzo terapeutico. Non possono prescrivere niente. E questo è un grosso problema.
Quindi noi, come tra l'altro facciamo dare come associazione, ci siamo sempre battuti, per cui guarda caso, contemporaneamente alla nota 99 è uscito un nostro filmato che sta su YouTube, sta sulla nostra, sul nostro sito, che è appunto la spirometria fatta, abbiamo fatto un lavoro con un'attrice, Pierpaola Bucchi, con un regista, Federico Riva, quindi ci abbiamo lavorato da tempo, siamo usciti contemporaneamente alla nota 99, in cui noi riaffermavamo l'importanza della spirometria, ma come modo di fare di intercettare le persone che non hanno consapevolezza. Un altro dei problemi che è stato, guarda caso, sempre Bartolomeo Celli lo sta portando avanti, è la mancata consapevolezza della patologia. Che tu, ecco il discorso della professoressa Bisanti, della cultura di Marzio Umberti, di cercare di far capire l'importanza di istruire, educare le persone a recepire questa problematica. Allora un'iniziativa governativa potrebbe essere quella di far sì che tutti i pazienti a rischio, i fumatori, possono essere sottoposti a degli screening di controllo, guarda caso in cui ci rientra anche il cancro del polmone. Questo è un discorso in cui si fa emergere il sommerso, non questo così che è molto limitativo nella discrezionalità del giudizio del medico, che deve rimanere. Il discorso di questa nota, io lo ritrovo, l'ho sempre definito, inopportuna, perché viene fuori in un periodo in cui i reparti di pneumologia sono presi da problematiche di Covid, e anche il discorso, si faceva cenno però giustamente, già l'esame spirometrico è un discorso che mette a rischio l'operatore, perché il paziente è costretto a fare delle profonde espirazioni, quindi potenzialmente può contaminare l'operatore, l'ambiente, quindi in questa fase. È stata inaspettata, noi ci siamo battuti per anni per far sì che ci fosse la libertà, la possibilità dal medico di medicina generale di prescrivere in associazione quello che prescriveva in farmaci disgiunti, e questo non c'è stato mai risposta. Poi c'è stata una nota che è ingiusta, perché non prende per niente in considerazione i pazienti che sono costretti a casa. Desta confusione. Io faccio una previsione. Guardate che nei prossimi anni la percentuale di pazienti BPCO in Italia è il 6%, quindi si parla di 5-6 milioni, la nota 99 otterrà una guarigione di questi pazienti, perché appunto molto non saranno più BPCO, saranno asmatici, per cui vedrete che anche le casistiche verranno cambiate e verrà cambiata anche l'epidemiologia di questa patologia. La guarigione per legge. La guarigione per legge, sicuramente. Quindi tutta anche una cosa confusionaria che sta creando. È una nota, tra l'altro, nata di corsa, è stata cambiata 6 volte. La prima stesura non aveva specificato che l'asma non rientra in questa nota. I colleghi della pediatria sono stati in difficoltà, i bambini con asma non hanno ricevuto la prescrizione dei farmaci, lo sono comprato. Solo questa nota 99 è stata cambiata 6 volte in pochi mesi. Quindi spero che possa essere ancora cambiata e spero che, professoressa, che ci dia una mano, perché appunto se è stata cambiata tante volte, un piccolo cambiamento riusciamo a farlo ancora. Quindi assolutamente questa è una cosa. Poi tra l'altro una nota che ha tutta come stesura quella di una linea guida, pagine e pagine, cosa che non si era mai visto. Ma non solo, ma le linee guida sono degli indirizzi ai quali il medico si può adattare, può prendere in considerazione, fermo restando la propria decisione. Questo è un protocollo rigido, è un protocollo che si usa nelle sperimentazioni cliniche. Non è niente che possa lasciare la libertà di decisione, che deve essere mantenuta. Deve essere mantenuta, perché non possiamo noi non considerare quelle che sono le cose più importanti, che sono la riacutizzazione, la caratteristica clinica del paziente. Non si può ridurre a un numero tutto quanto. E poi appunto è un discorso di spesa farmaceutica, ma se il paziente non sta bene, la terapia non la segue, lo vediamo. Quindi non c'è uno, se vogliamo, non c'è neanche uno spreco
se ci dovesse essere una prescrizione esagerata. Ma comunque faccio notare una cosa, proprio in questo albergo, tempo fa c'è stata l'ennesima riunione su questo argomento e il professor Rasi, che è stato direttore esecutivo dell'EMA, faceva notare una cosa, uno dei farmaci che è stato più sotto il mirino dei controlli è stato l'inibitore di pompa. L'inibitore di pompa se ne è abusato, sinceramente, no? Sinceramente vediamo dei pazienti che prendono l'inibitore di pompa anche se prendono la terapia antibiotica, insomma non capendo l'importanza e la necessità di usare questi farmaci. Comunque l'inibitore di pompa, a fronte della spesa di 1 milione di euro, hanno determinato il risparmio di 10 milioni di euro di cure chirurgiche. Quindi a un certo punto anche questo aspetto va considerato. Io penso che veramente ci dovrebbe essere un atto d'umiltà forse da parte dell'AIFA e di rivedere questa nota, considerando che noi vogliamo, siamo i primi a volere una normativa, una corretta diagnosi, ma questo non può prescindere dal giudizio clinico, non può prescindere dal giudizio che viene dato da chi conosce questo malato. Grazie dottor D'Antonio, io credo che da quello che abbiamo capito, perché abbiamo affrontate tutte le note AIFA nei nostri incontri, compreso quelle intravitreali, credo che la nota 99 sia quella più critica tra le note di ratifica AIFA, perché implica una serie di processi, compresi anche una serie di processi, compresi quelli clinici, che sono fondamentale, cioè voglio dire, la strumentazione è arrivata a mia moglie, si vede subito che mi dà indicazione quel che devo fare, e quindi credo che sia assolutamente importante. Le 6 revisioni sono un segno di consapevolezza anche all'ente regolatorio, cioè, si è capito che questa era la più critica, anche se personalmente io continuo a considerare estremamente importante il fatto che proprio nell'ottica dell'implementazione della medicina territoriale si sposti una competenza anche specialistica nei confronti dei medici di medicina generale, se no stiamo parlando di nulla, no? Cioè nulla che facciamo, caso di comunità, che facciamo. Non ho fatto nessuna contestazione. No, ma lo... Io contesto il numero, perché no. Il numero ho capito. Per lo specialista. D'Antonio, sono d'accordo, l'ho capito, dico che però, seppur rivista, seppur cosa fare eccetera eccetera, credo che questo percorso che vada verso la medicina di famiglia e che è, come è stato detto prima, una tra virgolette responsabilità clinica, sia assolutamente fondamentale. Noi trovate come motore sanità, proprio nel lotto di quello che dicevi tu, stiamo portando in giro la proposta di utilizzo nella regione di una piattaforma che si chiama Open Way, la quale piattaforma è una piramide invertita. Cioè normalmente c'è la piramide qui che in alto decide cosa fare e lo fa la caduta sotto. Cosa significa questo? Che il PDTA per la maggior parte sono bellissime, proseguo 10, 15, 20%. Poi c'è il sistema piatto, flat, in cui tutti possono proporre anche, no, all'arcio. Ma poi c'è la piramide rovesciata, dove in realtà si lanciano una serie di cose, di quesiti, chiedendo cosa ne pensano agli operatori in prima linea. E poi quello che ne deriva comporta no? Quella che è la decisione, eccetera. Questo secondo me potrebbe essere un atto che potrebbe aiutare. Cioè bisognerebbe anche invertire quello che è il concetto, no? Nel senso che è inutile che noi caliamo solamente dall'alto, sentiamo anche un po' lo sforzo che sta cercando di fare il motore sanitario in questo senso, quelli che sono gli operatori in prima linea vogliono dire e vogliono fare. Io so che il dottor Ugo Tram si ricollega alle 12.15, che adesso sono le 12.16, chiedete se può collegarsi. Ecco, e intanto chiedo una prima delle conclusioni che farà la dottoressa Pisanti, una prima, come dire, cosa porta a casa la dottoressa di numerosi stimoli, perché anche lei vedo che ha preso un sacco di note, quindi vuol dire che la mattinata è stata veramente viva e interessante. Prego. Sì, allora a me sembra
siano state dette veramente, è stato detto tutto quello, quali sono i problemi, quali sono le proposte, quali sono le esperienze anche regionali su questa, sia sulla nota 99 che sul resto. Però io comincerei a riflettere su una cosa. Innanzitutto, parlare di territorio non significa parlare solo di medicina generale. Quando noi parliamo di territorio, noi parliamo di prossimità del paziente rispetto alla cura. E nel territorio noi troviamo la medicina generale, la pediatria di libera scelta, troviamo gli specialisti che andranno probabilmente nelle case della salute, troveremo gli assistenti sociali lì dove le case della salute diventano case della comunità, perché bisogna fare anche questa differenza. Le case della salute sono le vecchie UCCP, no? Noi l'UCCP, la medicina, si è parlato nella legge 189 con la legge Balduzzi, si era già parlato dell'UCCP, che però per problemi contrattuali non hanno mai trovato quella risposta che dovevano avere. Adesso invece parliamo di prossimità delle cure, sia cure dal punto di vista clinico ma anche il sostegno sociale rispetto alle persone e alla famiglia. Quindi il nostro obiettivo è concentrarci sulla persona e sulla famiglia. Allora cominciamo a monte. Noi abbiamo attualmente tre tipi di finanziamenti. Questo è importante parlare del finanziamento, perché quando parliamo di organizzare le casse della salute, e uno dei problemi che viene messo in evidenza è la mancanza di personale, allora io mi pongo il problema, allora la casa della salute, una volta individuata, una volta strutturata, una volta che avrà anche tutta la parte tecnologica, come facciamo se non abbiamo personale da inserire all'interno? Allora, in questo caso i fondi di finanziamento sono il PNRR, poi c'è il Fondo Sanitario Nazionale, che viene aumentato rispetto agli anni passati e sarà aumentato anche nel prossimo fondo. Il ministro ci dice che una parte del Fondo Sanitario Nazionale servirà per il potenziamento del personale, e quindi dobbiamo crederci che probabilmente sarà sicuramente così. L'altro finanziamento è per il Sud, viene sempre dimenticato questo finanziamento per le regioni del Sud, dalla Campania in giù. C'è un finanziamento che è deputato a migliorare gli screening di opportunità, il case funding, i consultori familiari e tutto quello che riguarda anche il clima e l'ambiente, perché non ci dimentichiamo, questa è la novità del PNRR, che non parla soltanto di salute, di sanità, parla anche di ambiente, di clima, di lavoro, quindi tutte le problematiche delle malattie professionali dobbiamo tener conto, ma non solo nella missione 6, dobbiamo andare a vedere anche nella missione che parla del lavoro. Quindi innanzitutto leggere le 6 missioni in maniera trasversale. La 5, la 4, la 5 e la 6 sono le missioni che ci parlano di digitalizzazione, di telemedicina, di prossimità e di terzo settore. Vorrei anche, sono qui presenti il terzo settore, il PNRR legge poco il terzo settore, nel senso che lo tiene all'interno della missione 5 con l'inclusione sociale e poi mette il terzo settore. Non si parla mai del terzo settore rispetto al problema della sanità e della salute. Quindi anche questo andrebbe un attimo rivisto. Però che cosa ci dice il PNRR? Questo è importante, la forza del terzo settore. Sarà la terza gamba della casa della comunità. Non mai dimentichiamo questo aspetto, che nella casa della comunità deve essere presente anche i rappresentanti dei pazienti. Non so come, non so quando. Detto questo, allora, come il terzo settore viene aiutato al PNRR? Questo è fondamentale nel poter poi dare la forza a quest'area, diciamo rafforzando il codice del terzo settore. Il PNRR dice che il codice del terzo settore, questa parte conoscete tutti la riforma del terzo settore, il codice del terzo settore dice una cosa importante. Ci dà l'organizzazione, deve essere rafforzato, devono essere fatti i decreti applicativi e deve essere monitorata l'applicazione.
Allora noi abbiamo tutta questa forza che entra nella Cassa della Salute e diventa Cassa della Comunità. Quando? Quando i comuni entrano nella Cassa della Salute, si trasforma in Cassa della Comunità, l'integrazione sociosanitaria. Per questo tipo di pazienti di cui stiamo parlando, l'integrazione sociosanitaria è fondamentale, soprattutto nelle forme gravi, nelle forme di insufficienza respiratoria, nelle forme che stanno a domicilio. Questa è una considerazione che dobbiamo tenere presente nella lettura. Qual è la situazione oggi? Noi finanziamo tre aree, prevenzione, ospedale e territorio, in maniera diversificata oggi. Quindi è contraria allo spirito del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale che deve essere sulla performance del paziente. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe superare questa distinzione in tre famosi tre silos. Quando sento parlare del fatto che si è speso molto per le diciamo per quanto riguarda i soggetti, i farmaci sulla pompa, eccetera, noi abbiamo avuto poi una diminuzione a livello ospedaliero di una serie di interventi. Questo significa che io posso spendere, devo spendere per i farmaci o per i device, e questo mi comporta una minore ospedalizzazione o istituzionalizzazione nell'RSA o nelle semiresidenziali. Questa è l'idea che oggi dobbiamo avere, questa visione integrata sul percorso diagnostico. Allora, quali sono i problemi? Prima, questa distinzione tra i tre settori che non può essere. I contratti della medicina generale, io ho fatto per 21 anni il medico di medicina generale, quindi sono stata proprio dentro a questo tipo di lavoro. La contrattuazione della medicina generale è diversa dal contratto dell'ospedaliero o dai contratti dei dipendenti o dai contratti degli altri figure professionali. Allora l'importante è che ci sia una lettura integrata su questi contratti se bisogna lavorare insieme. E poi terzo, c'è una rigidità sia nelle professioni che nelle strutture. Se diciamo che nelle case della salute per il BPCO io devo trovare anche lo specialista pneumologo o il diabetologo o il cardiologo, queste persone da dove mi vengono? Mi vengono dagli specialisti ambulatoriali ex umanisti o mi vengono invece dai centri specialistici intraospedalieri o mi vengono dall'ospedaliero che entra nelle casse della comunità due volte a settimana? Queste sono le domande che noi ci dobbiamo fare per poter rispondere a tutte le cose che abbiamo detto. Ecco, queste sono un po' le mie considerazioni. Alla base di tutto c'è la stratificazione della popolazione. Voi avete parlato che va stratificato il paziente. In base a questo io posso dare delle risposte. Allora, cosa fare? Promozione della salute, ne abbiamo parlato. Creare la cultura sanitaria della patologia e promuovere la salute. Promuovere la salute significa che io lavoro su quelli non a rischio, sui cittadini normali che però mi fumano, hanno 40 anni, quelli non, nella piramide population management, se a voi andate a vedere nelle regioni, non sono considerati. Si parte dalle persone che già sono a rischio di patologia per la quale si fa prevenzione. È un'altra cosa la promozione della salute. Quindi bisogna lavorare su questo, capire che cosa bisogna fare. Educazione, informazione, utilizzare i mezzi, i mass media, la televisione, non lo so. Però sicuramente la medicina generale e i farmacisti possono essere, il farmacista, l'elemento di educazione a quelli che non sono malati. Ed è previsto questa cosa, lo dimentichiamo sempre, ma in realtà le farmacie di comunità sono non solo nel decreto direttive europee, sono nel decreto italiano, e 9 regioni attualmente sono state finanziate per sperimentare il ruolo del farmacista, sia per favorire l'educazione, l'informazione, ma anche per promuovere l'aderenza terapeutica. Allora, quando noi vediamo che questo paese avrà questo tipo di struttura, allora ne possiamo andare realmente a costruire le risposte per il nostro paziente.
Seconda fase, la stratificazione della popolazione. Questa è la seconda fase importante. Chi la fa? Allora, chi stratifica la popolazione? La regione stratifica la sua popolazione in generale. Ho tanti BPC, ho tanti ipertesi, ho tanti cardiovascolari, eccetera. Ho tante persone che hanno anche problemi di tipo socioambientale, perché i determinanti socioambientali sono quelli che peggiorano l'accesso alla cura. Un BPCO che vive insieme alla famiglia e ha una struttura familiare che lo supporti avrà anche, e ha una cultura alta, avrà un accesso alle cure superiore a chi è solo e ha una bassa cultura. Sono studi che esistono. Quindi tutto questo bisogna, quindi stratificazione, stratificare a livello regionale, perché può cambiare, stratificare a livello aziendale fino al distretto. Il distretto è il luogo della coprogrammazione e della coprogettazione. Quindi chi lavora sul, diciamo, a livello territoriale, queste cose sicuramente le sa. Poi ognuno di noi entra nel percorso salute da varie porte. Posso entrare perché il medico di medicina generale scopre che io ho una tosse la mattina frequente, con espettorato, eccetera. La porta può essere l'ospedale, vado in ospedale perché ho avuto un incidente a livello di così, incidente, o ho avuto un'altra patologia. Quindi qualsiasi porta, il nostro paziente deve essere messo nel percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale. E solo così, in questo percorso, ci mettiamo dentro tutti gli elementi. E poi finisco su una cosa. Bisogna cominciare a usare gli indicatori di monitoraggio. Tu dicevi il fatto di verificare una serie di cose, ma se per ogni percorso non mettiamo gli indicatori per vedere se quel percorso per il nostro BPCO sta funzionando o meno, non abbiamo fatto nulla di utile. Questo era per aggiungere qualche altra riflessione. Ottimo, grazie Pisanti, grazie. Dice sempre parole estremamente importanti. Dottor Ugo Trama, è collegato? Sì. Trama? Aspettiamo che si colleghi. Valentina, vorresti aggiungere qualcosa delle parole importanti che hanno detto tutti, anche la dottoressa Pisanti? Prego. La dottoressa Pisanti dice contenuti fondamentali irrinunciabili per chi lavora sulla realizzazione delle case di comunità, sulla realizzazione dei ospedali di comunità. Sicuramente insomma, io quello che posso dire è che in Emilia Romagna e a Modena c'è la volontà di fare proprio, di mettere a prova sperimentazioni di questi modelli di realizzazione dei percorsi cronici, sia di esecuzione di indagini, sia di trasmissione, condivisione di questi esami e di queste refertazioni, sia di chi svolge l'attività di specializzazione anche in maniera diffusa sui territori, nelle case della comunità. Io sono d'accordissimo tra le cose dette che le case della comunità, perché io partecipo all'associazione Prima la Comunità, sono parte di quell'organizzazione Prima la Comunità, che ha poi portato anche a livello di governo, di ministeriale, di definire quello che c'è nella DM71, quello che c'è nella indicazione della casa della comunità, che dà importanza, che secondo me non è scontata, ma è una delle cose che garantisce la qualità e l'appropriatezza, che è anche appunto il ruolo socio-sanitario, e il ruolo delle associazioni, dei volontariato, dei pazienti, che, e del fatto che insomma dobbiamo dimostrare, io lo dico per l'Emilia Romagna, lo dico per l'area di Modena, dobbiamo dimostrare che si fa un programma di informazione e di formazione solido tra le varie professionalità con i diversi compiti, e poi si vede quali sono, a me quello che interessa è vedere i risultati.
vedere se si raggiungono gli obiettivi di appropriatezza, di percentuali, di momento in cui vengono fatte le diagnosi e impostati i percorsi che devono essere realizzati e i risultati che vengono fuori. Quindi secondo me, scusate, in Italia in questo momento c'è una progettazione molto forte, ma bisogna dimostrare che i risultati si raggiungono a tutti i livelli territoriali nazionali su queste idee, programmi, progetti, norme che non sono, cioè io sono d'accordo con gran parte di quello che sta scritto, ma farlo come e con che risultati. Grazie, grazie Valentina. Allora, noi stiamo aspettando Tramo un attimo che si colleghi, se riusciamo a, perché Saverio Mennini è al Ministero, fa il moderatore su un tavolo di lavoro che dice che stanno andando lunghi, per cui ovviamente mi ha scritto e non ce la farà, ma Trama so che è collegato, così chiudiamo anche con la questione campagna, quello che sono. Intanto chiedo ai due rappresentanti della medicina generale se vogliono aggiungere qualcosa su quello che hanno, sull'enorme quantità di cose che sono venute fuori stamattina. Stanotte mi sognerò le BPCO, insomma, nel senso che ci avete dato una quantità tutti di cose eccezionali, per cui chi farà il documento di sintesi avrà il suo bel da fare, nel senso che... Prego. Come flash. Sì. Due flash velocissimi. Il primo riguarda le case di comunità. C'è molta preoccupazione nella medicina generale. C'è molta preoccupazione perché è tutto da costruire, non sappiamo come saranno nei fatti, cioè non nell'ipotesi, perché ci sono varie tendenze, il controllo, la disponibilità, ma quello che è fondamentale è che come qualunque innovazione, un'innovazione è un'opportunità. Quindi dobbiamo trovare il modo di farle diventare efficaci in questo progetto. E tutto quello che si è detto stamattina, quello che ho detto io credo, può essere utilizzato su questa strada. Quindi ragioniamoci, mettiamoci lì, ma discutiamolo insieme. Evitiamo il dirigismo da parte delle aziende, abbiamo l'umiltà noi di accettare le case della comunità, ma credo di poter chiedere la stessa cosa alle direzioni in modo da rendere il tutto davvero fruibile. Seconda cosa, un flash velocissimo, visto che ho parlato di aderenza del mio pallino, sul discorso del fumo di tabacco, cioè fumo alternativo, il tabacco riscaldato e la sigaretta elettronica. Assolutamente sì, sono una riduzione del rischio, però attenzione, perché sono un mantenimento dell'abitudine. Quindi io non la vedrei, e i dati incominciano a uscire anche sulla tossicità di queste forme. Quindi io non la vedrei come una proposta generalizzabile di riduzione del rischio nella sospensione dell'abitudine tabagica. La vedrei come una possibilità di cui conosciamo bene le opportunità, ma soprattutto i rischi. Quindi da utilizzare con molta parsimonia e con molta attenzione. Ma ti rimani qua. Allora, io questo perché noi faremo anche un'iniziativa, credo che ormai, io continuo a dire che noi abbiamo talmente tanti conflitti di interesse che non abbiamo più nessun conflitto di interesse. Lavoriamo con tutti, per cui no, cioè nel senso che... E soprattutto noi non chiediamo soldi al pubblico, non chiediamo delivery, non chiediamo affari, questo ci permette veramente nel corso di questi anni di essere ente terzo, nel senso che noi non facciamo pressione su nessuno, noi siamo gente che fa circolare le idee, e però vediamo con soddisfazione che ogni tanto, grazie soprattutto al vostro apporto, queste idee portano poi agli altri decisori. Allora, noi abbiamo deciso, visto che ci siamo un po' occupati del problema, di occuparci di 11 milioni di persone che fumano in questo paese. Io non credo che possiamo dimenticarci che un quinto della popolazione italiana fuma. No? Allora, ponendo la questione che, primis, la cosa assolutamente, l'obiettivo fondamentale è smettere di fumare, però le riduzioni del rischio sono accettate nella tossicodipendenza, nell'alcol, perché non deve essere accettato nel fumo? Perché forse c'è troppa ideologia anche per colpa delle aziende produttrici, non sono portate dietro la retroattiva. Quindi, a mio giudizio, questo tema, e noi vorremmo fare un'iniziativa
pubblica su questo, chiamando chi è d'accordo e chi è contrario, a discutere su dei dati scientifici che poi sono scientifici fatti da organizzazioni terze, stanno uscendo, per cui su quello discutiamo. Quale può essere, no, la fase migliore, chiamando i superiori di sanità, cioè, insomma, mettiamo gli attori intorno a un tavolo, perché poi ci stiamo dimenticando che queste 11 milioni di persone sono poi quelle che alimentano la BPCO, il tumore al polmone, insomma, tutte queste cose qua. Quindi quando noi dobbiamo parlare, come ho detto Pisanti prima, partiamo dalla quarantena che fuma, no? Cioè, non è che possiamo, perché finding è fondamentale, ma anche questo è estremamente importante. La seconda questione sulle case di comunità. Poi lo dico agli amici del sindacato di medici di medicina generale, con cui noi abbiamo ottimi rapporti, abbiamo fatto iniziative anche in giro per l'Italia, ora basta, eccetera, eccetera. Allora, io ho fatto per 33 anni ospedaliero. E vi assicuro che essere, e non dico dovete diventare dipendenti, ma essere inquadrati in un sistema organizzativo non è poi così male. Cioè, ho fatto ospedaliero in struttura pubblica, no? Ecco. Nel senso che quello che non si porta dietro l'organizzazione territoriale è proprio l'organizzazione simile all'ospedaliera, che da una parte deve essere molto elastica, no? No? Nel senso che ti deve lasciare lo spazio di avere la prossimità, di continuare il rapporto fiduciario col paziente. Ma dall'altra, partendo dal famoso distretto sociosanitario che era 833, non ci siamo inventati nulla, e già allora erano molto illuminati, avevano fatto il distretto come centro del territorio, partendo da un sistema di distretto che incominci a organizzare in maniera, come diceva lei, più trasversale, no? Io non la vedo come, lo vedo come un vantaggio su cui secondo me tutti si dovrebbero mettere in gioco. Questa è la mia prima considerazione. La seconda considerazione è che dal punto di vista proprio contrattuale, e non do giudizi, dico solo che i medici di medicina generale, e lo dico a un ottimo professionista come Marco Berti, che continua a farlo, era da Paola Pisanti che l'ha fatto, che questo è l'unico paese in Europa dove il medico di medicina generale è libero professionista, prende uno stipendio statale ed è gatekeeper dell'entrata nel sistema. Non esiste nessuna altra realtà in Europa. Allora, su quella roba lì, una mia riflessione l'ho fatta, no? Cioè, nel senso che dall'altra parte, se sei libero professionista, non fai gatekeeper e non prendi lo stipendio statale. Se sei libero professionista per lo stipendio statale, finisce per non essere gatekeeper, e se invece sei gatekeeper per il professionista, sei dipendente. Quindi alla fine, cioè, parlo della Spagna, parlo della Spagna, del Portogallo, insomma, allora, su quella roba lì, secondo me, una riflessione va fatta anche nell'ottica delle future generazioni. Perché in realtà poi chi governa il sindacato, che ha tanta esperienza all'interno e ha fatto robe nobili e importanti in questo paese, è una generazione che sta andando in pensione, tanto per essere chiaro. Quindi i giovani in qualche maniera abituarli anche a un rapporto diverso forse non è così sbagliato. Non so, adesso verrò ucciso dai miei colleghi del sindacato. Ma no! Però voglio dire, teniamo conto della generazione che è stata in pensione, cioè noi tutti. Io ho lasciato l'università perché ero stufo di giocare con le celluline e volevo vedere i pazienti, ma un po' anche perché volevo fare quello che volevo io, non avere il direttore di cattedra che mi imponesse le cose. Ed è un po', quindi la mia è stata una scelta, non è stato un ripiego, ma comunque una scelta con delle motivazioni. Per la prima fase della mia vita professionale sono stato ben felice di essere da solo, dopodiché ho cominciato invece a cercare il confronto, la società scientifica, la relazione, eccetera, eccetera. Allora, questa è un po' la storia di tutta la mia generazione, quindi è comprensibile che ci sia un po' di preoccupazione nella mia generazione. Quando dico è un'opportunità, io stavo pensando agli aspetti organizzativi e di gestione delle patologie, ma è un'opportunità anche da questo punto di vista. Non sprechiamola però, quando dico mettiamoci lì tutti insieme e ragioniamo, non sprechiamola con degli interventi a piedi giunti piuttosto che con delle rigidità. Sicuramente è un nucleo, ma è 30, è 40 anni che ce la portiamo dietro questo problema, non è da oggi, per cui questo assolutamente sì. Tornando invece ancora una cosa sul discorso fumo, poi mi taccio perché se no, parlo sempre io. Verissimo, due considerazioni: dateci degli strumenti, perché ad oggi tutti i centri antifumo, e sono molto pochi, non tutti, metà dei centri antifumo sono nei centri per le tossicodipendenze.
Allora, capite che è improponibile parlare, è vero che il tabagismo è una tossicodipendenza, ma il paziente, il cittadino non lo vive così, quindi io non posso mandare il mio paziente a, a un centro che è alterna la tossicodipendenza. Diverso è se è nell'ospedale, in altre strutture. L'altra cosa è della settimana scorsa l'informazione che uno dei farmaci che funziona molto bene in questo supporto non è più disponibile. Cioè continua a essere registrato ma non viene fornito. E allora tutto questo sono problemi che noi abbiamo, problemi grossi che noi abbiamo nella gestione. Anche perché non è che tutti i pazienti possono andare ai centri, perché se no ovviamente si ripropone con gravità ancora maggiore la saturazione. Cioè ai centri ci devi mandare i pazienti più problematici, più complessi. Gli altri in qualche momento, in qualche modo te li devi gestire tu. E se parleremo di quello poi ci saranno tante cose da dire. Volevo dirti Marzio che tra l'altro la Simge e molti tuoi colleghi hanno questo tipo di visione, hanno un'apertura molto ampia su quello che è anche il futuro della medicina territoriale. Paola Pisante, a proposito, cosa pensi? Perché tu hai fatto il medico. Sì. Allora, io ho fatto il medico di medicina generale in un periodo diverso da quello di oggi. C'era poca tecnologia, poca specialità, tutto era nelle mani del medico di medicina. Non ce lo siamo posti il problema, sono dipendente, sono convenzionato, eccetera. Era lo spirito missionistico, missionario di fare le cose come dicevi tu per il paziente. Questo è quello che, e penso che oggi ancora continua questo spirito. Cioè, il tentativo di far entrare la dipendenza alla medicina generale abbiamo visto, no? Abbiamo seguito i vari tentativi che però non hanno dato nessun risultato. Però il lavoro nella Cassa della Salute della Comunità può diventare un'opportunità in qualche modo di essere convenzionato ma al tempo stesso di sentirsi anche parte del sistema senza togliere la libertà. Ho letto ieri il position paper della diabetologia, della SID, della MD per il diabete, okay? Che hanno fatto questo paper per cercare di capire dove devono andare i diabetologi. Perché la domanda poi che si stanno facendo tutti gli specialisti, dove vado io? Rimango nel mio centro, rimango in ospedale, vado nelle case della comunità, vado nell'ospedale di comunità o nell'RSA? La position paper permette che all'interno delle case della salute noi troviamo la medicina generale come AFT o UCCP, quindi aggregazioni funzionali monoprofessionali oppure polifunzionali, oppure collegati funzionalmente alla casa della salute. Ed è scritto anche negli M71. Quindi questo funzionalmente vuol dire che in effetti faccio parte del sistema in maniera funzionale e mi devo sentire anche parte della responsabilità nel percorso diagnostico terapia senza ledere la libertà della convenzione. Che cosa mettono all'interno addirittura della casa della comunità? Lo specialista diabetologo, come sa che è previsto nel DM71, diabetologia, cardiologia, pneumologia e gastroenterologia, queste dovranno essere le figure, saranno all'interno delle casse della salute oppure funzionalmente collegati con il loro studio. Quindi in qualche modo la funzionalità li mette, li lascia in qualche modo liberi, però al tempo stesso li mette insieme sul percorso sempre diagnostico terapeutico. Addirittura il diabetologo negli ospedali di comunità e nelle residenze sanitarie assistenziali. Ora questo lo dico perché bisogna riflettere, no? Noi adesso dobbiamo costruire l'organizzazione, è inutile che stiamo ad aspettare dall'alto che ce lo costruiscano. A livello regionale ci saranno persone che lavoreranno su questo. Aggiungo un'esperienza che ho fatto in Piemonte, quindi è molto interessante. Come si costruisce questa integrazione a livello regionale? Come costruisco le responsabilità delle persone, le metto insieme nella comunità di pratica? La metodologia della comunità di pratica supera l'ECM, che è importante, supera la competenza che abbiamo con la formazione universitaria, che è importante perché anche l'università deve adattarsi
a questi cambiamenti. Non è più possibile tenere separata la didattica, la ricerca e l'assistenza, come avviene adesso. Cioè una ricerca che cammina per conto suo, una didattica che insegna cose che non sono su malattia cronica, ma continua a fare sulla malattia acuta, una semeiotica medica che è fondamentale nel ruolo della medicina generale dello specialista, che è ricomparsa dopo 20 anni. Cioè, insomma, tutto quello. La casa, la comunità di pratica è una metodologia di lavoro che mette insieme nell'azienda sanitaria o nel distretto, lì dove dobbiamo andare a lavorare, tutti gli attori, ma non solo sanitari, ma anche non sanitari. La farmacia di comunità, la farmacia ospedaliera, l'amministratore sanitario, direttore sanitario, direttore amministrativo, il sociologo, l'assistente sociale, e insieme costruiscono quelle risposte che noi vogliamo dare. Grazie a Paola Pisanti, adesso si è collegato Ugo Trama. Allora Ugo, cosa state facendo, dottor Trama, per quanto riguarda la BPCO in Regione Campania? Avete fatto un'esperienza, state facendo un'esperienza estremamente importante che avvicina sempre di più la specialistica al territorio, anche in vista del DM71, cioè della PNRR per la medicina territoriale, salvo che vi siano le garanzie che giustamente voi avete chiesto, così come in altre regioni. La parola a te, prego. Grazie per l'invito, saluto anche Paola. Volevo fare giusto due considerazioni. Una di tecnica che mi hai chiesto, che cosa è stato fatto in Campania. Sicuramente stiamo lavorando da tempo su questa patologia che ha un grande impatto, quindi un grande impatto sulla gestione delle cronicità. Come sai, siamo partiti col progetto Agire, che è un progetto che ci ha dato grandi soddisfazioni perché ha incominciato un po' a sviluppare quello che è il DM. Tant'uno come lo vediamo oggi, cioè mettere in rete anche attraverso l'utilizzo di point of care, quindi di spirometrie, centri di primo e secondo livello, ci ha permesso di mettere in campo quella rete del quale parla tanto il DM71 e parlano tanto quelle che saranno le future case della salute. Detto ciò, questo modello l'abbiamo poi portato avanti per tutto quello che sarà la cura dell'asma, secondo progetto che portiamo avanti dopo la BPCO. Ossigeno liquido terapia, abbiamo rivisto anche in questo caso dei percorsi assistenziali, cercando di dando appropriatezza e una cura migliore agli assistiti. Effettuare l'emogas analisi a livello domiciliare vede il coinvolgimento delle cure domiciliari, della specialistica ambulatoriale, quindi mettere anche delle strumentazioni portatili a disposizione di questi professionisti non vuol dire chiedere a loro un contributo maggiore dal punto di vista sanitario, ma vuol dire prendere in carico un assistito nella maniera più appropriata per evitare l'ospedalizzazione. Quindi il dato che noi abbiamo, diciamo, edotto ci viene da quelle che poi sono stati ricoveri inappropriati che i nostri colleghi sull'ospedale ci hanno evidenziato. Quindi dare anche una cura farmacologica, che il farmaco, l'ossigeno è un farmaco, in maniera inappropriata a volte non porta a giovamento, ma porta, come ci diciamo più volte, un aggravio delle condizioni di salute, un aggravio di spesa. Detto questo, va nel grande parterre della BPCO sul quale stiamo lavorando. La nota 99 ci chiede un maggior impegno, ci vede il coinvolgimento della medicina generale, degli specialisti ambulatoriali, su questo stiamo lavorando, e l'informatizzazione è quello strumento che ci permette anche di fare delle valutazioni in tempo reale. Oggi tutti dobbiamo essere coscienti che l'uso del dato, la gestione dei flussi diventa quanto mai doveroso, non solo perché è obbligo ministeriale, ma anche perché permette in tempo reale alle regioni, alle aziende sanitarie, fare una valutazione dell'andamento dell'andamento della patologia. Il farmaco molte volte, io lo dico spesso, non è solo lo strumento di cura o diagnostico, ma anche il valutatore della presa in carico assistenziale, diventa un target, diventa uno strumento di valutazione che permette a chi fa governance sanitaria di capire se il processo sta andando nella giusta direzione. Quindi il farmaco non solo come cura, ma come indicatore di processo. Ecco l'importanza della gestione dei flussi in maniera corretta, perché se non è un flusso corretto, una gestione dei dati corretti, non ti permette di fare queste valutazioni. Chiudo con un passaggio sul DM71 di quale parliamo e più volte ci siamo confrontati. Noi oggi, ieri
abbiamo visto un dato che ci ha fortemente preoccupato a livello regionale. Un'analisi indipendente che poi è stata condivisa anche da un lavoro fatto con Agenas, ha visto che in molte regioni, specialmente del sud, la cronicità non è solo diciamo un indice di prevalenza molto superiore rispetto ad altre regioni, ma purtroppo incomincia in età giovane, non arriva negli over 65 come si sapeva da vecchie, diciamo, indicazioni, e molte volte accompagnata da comorbilità. Quindi abbiamo soggetti giovani con patologie croniche come altre patologie croniche. Questo va a impattare molto sul riparto del fondo sanitario, quindi la regione Campania anche in questo sta già facendo una lotta, logicamente non è la mia ma è quella del governatore e della direzione generale salute, che cerca poi di supportare con dati scientifici quello che viene vinto anche a livello nazionale. Avere un riparto del fondo sanitario con dei criteri diversi che tiene conto anche di questi fattori legati alla cronicità è la vera scommessa per poter poi andare a agire sul DM71, quindi su quello che sarà l'assistenza territoriale. Se non abbiamo un accesso economico equo tra le diverse regioni, quindi andando a valorizzare quello che è la cronicità, difficilmente possiamo mettere in piedi quel sistema che stiamo rappresentando, che saranno le case della salute, gli ospedali di comunità, le COT e l'assistenza territoriale di cui parla il DM71. Quindi partire da fondi certi, considerando delle condizioni patologiche certe, perché la cronicità ti fa vedere che non impatta in maniera omogenea su diversi territori, può essere quello strumento iniziale che vede tutti quanti poi realmente efficaci nelle politiche sanitarie che mettono in campo all'interno delle regioni. Grazie. Grazie dottor Trama anche per il tuo apporto, averci detto cose che sono le giuste preoccupazioni. La campagna sul DM71 sta ponendo delle precise richieste, così come le altre regioni. Infatti la conferenza Stato-Regione, come abbiamo ricordato all'inizio, non l'ha firmato il DM71, perché vanno chiarite ancora cose. Che dire della giornata di oggi? È stata ricchissima, piena di stimoli, non dico nient'altro perché Paola Pisanti, la dottoressa Pisanti, ha fatto benissimo, già delle ottime conclusioni. Dico solo che faremo questo documento di sintesi e credo che è venuto a uno dei nostri eventi ultimamente proprio a spiegare tutte le note, una bellissima relazione, la dottoressa Marata, che è una bravissimo medico, molto esperto nel campo farmacologico e veramente di alto livello, e si è spesa molto per quanto riguarda le note proprio per avvicinare la specialistica alla medicina. Siccome la nota 99 è stata rivista 6 volte, perché c'è coscienza da parte di AIFA, perché ho grande rispetto per quell'ente regolatore, che teniamo conto che ultimamente, per esempio anche nel periodo Covid, ha tenuto la barra ferma, ha evitato stupidaggini, no? Al di là del possibile. Io direi che questo è un documento di sintesi, non solo lo manderemo alle istituzioni, ma lo faremo pervenire anche alla dottoressa Marata, perché vi sono tutta una serie di, no? di proposizioni, di problemi posti e così via, per cui magari possono essere utili una discussione all'interno di AIFA anche per modificare sempre al meglio quelle che sono le note stesse, che però io ribadisco, mia personale opinione, ma vedo che è l'opinione anche di tutti, rappresentano veramente un punto fermo importante che va nell'ottica di quello che il DM71 vuole fare, cioè il PNRR dell'implementazione della medicina territoriale. Io ringrazio tutti voi, siete stati splendidi, avete fatto un apporto notevole dal punto di vista proprio propositivo e anche di quello che rappresentate, perché la vostra esperienza è fondamentale per far muovere il mondo. E credo che insomma ci rivedremo sul motore sanità, su altri temi, e metteremo in piedi questa roba sulla questione del fumo, perché ripeto, 11 milioni di persone a rischio non possono essere dimenticate, che va dalla sigaretta elettronica. Adesso noi abbiamo gente che fuma all'interno, nonostante ci occupiamo di sanità, purtroppo non facciamo moral suasion, ma ne ho più due qui davanti, ma insomma voglio dire, abbiamo anche di più anziani, però adesso c'è l'IQOS, quindi insomma poi ce la si va a fare. Allora facciamo chiarezza su questa roba qua, cioè, vediamo, no, che cosa può dare un piccolo passo in avanti per poi arrivare a non fumo. Questo è l'obiettivo finale, proprio anche per lo stato di salute, non solo dei cittadini, ma anche del servizio sanitario. Grazie, buon pranzo, è stato veramente un piacere avervi qui.